buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. E oggi l'idea è quella di parlare del futuro dell'economia italiana e l'idea è di parlarne in prospettiva storica, cercando quindi di fare qualche riflessione sulla la situazione odierna dell'economia italiana, con questa idea verso un declino inesorabile o forse invece verso una ripresa. L'idea di questo incontro nasce da una pubblicazione internazionale, uno special issue di questa rivista americana che si chiama Enterprise and Society, che ha fatto uno special forum sull'Italia, raccogliendo una serie di saggi di alcune persone che sono qui presenti e che vedete sedute a questo tavolo, e il sommario di questo di questa rivista è sostanzialmente questo che vedete qui, un focus quindi sul i 150 anni dell'Italia riletti 4 anni dopo, per il semplice motivo che gli storici hanno fatto molte pubblicazioni giubilari sui 150 anni dell'unificazione italiana e noi in qualche modo a distanza di 4 anni abbiamo ripreso queste pubblicazioni, che sono state molto spesso dei lavori di sintesi, e su queste abbiamo cercato di dare un'interpretazione, con un saggio quindi che dice un po' qual è la nostra idea, il nostro approccio, cioè quello di legare il percorso istituzionale alla performance economica, un saggio mio con Paolo Di Martino. Poi c'è un saggio invece più di l'Italia nel lunghissimo periodo, un saggio se vogliamo più macroeconomico di Emanuele Felice e Giovanni Vecchi, che è l'unico autore che non è presente per motivi personali. E dopo abbiamo invece un saggio sulle istituzioni e la governance delle imprese di Andrea Colli e di Alberto Rinaldi. E un altro saggio invece, sempre del sottoscritto, con Alessandro Nuvolari, che parla di tecnologia, cioè il National Innovation System italiano in prospettiva storica, nei 150 anni dall'unificazione a oggi. Quindi chiude un saggio dal titolo, come vedete, un po' anche provocatorio, l'idea se i 150 anni sono un compleanno felice o meno per l'economia italiana, una lettura sempre dal punto di vista istituzionale. Quindi l'idea è, il focus è sulle istituzioni. E infatti la nostra research question parte anche dall'analisi dell'economia italiana degli ultimi 2 decenni, che è, secondo la lettura di tutti gli indicatori, un'economia in chiaro e netto declino. In questo senso a noi sorge un dubbio che la robustezza del cammino di un fortunato libro uscito all'inizio degli anni 90, che si chiamava Dalla periferia al centro, che era un po' è stata la storia economica italiana di riferimento per molti anni, scritto da un volume scritto da Vera Zamagni, poi pubblicato anche a OUP, Oxford University Press. L'idea è che questo cammino, che l'autrice vedeva come un cammino virtuoso verso il centro del mondo, probabilmente la lettura oggi ci fa sorgere qualche dubbio su questo, e forse anche l'idea che potrebbe essere anche che davvero il centro è stato raggiunto, ma oggi quello che ci sembra vedere è che si stia cominciando a fare il cammino inverso nella direzione della periferia. Quello che ci vogliamo chiedere oggi, e che in qualche modo abbiamo chiamato dei colleghi storici, economisti a discutere, è se questo cammino verso la periferia, che noi ci sembra di individuare in maniera abbastanza chiara, possa essere in qualche modo invertito. E su questo noi ragioniamo prevalentemente in termini di istituzioni, istituzioni, regole del gioco alla Douglas North, premio Nobel per l'economia, ma anche nelle versioni più recenti proposte da economisti come Acemoglu e altri.
Il nostro approccio è un approccio da storici economici, quindi la nostra idea è che la storia conta. La storia conta anche per quello che è il dibattito della politica economica oggi e a nostro avviso lo storico, che è prevalentemente assente dal dibattito politico-economico attuale, possa invece dare un contributo. Questo contributo lo può dare soprattutto nell'analisi del setup istituzionale del Paese nel corso del tempo, ma lo può dare anche riguardo ai fallimenti o ai successi delle policy. E per questo riporto qui qualche esempio: l'istruzione, i livelli di istruzione di questo paese, la scolarizzazione di questo paese probabilmente ha origine nell'unificazione del paese stesso, nella legge piemontese che poi fu estesa a tutta Italia, che a nostro avviso, avviso chi ha scritto quel saggio, ebbe l'effetto di condannare il Sud a un ritardo che poi ancora oggi osserviamo per quanto riguarda gli indicatori di education. E quindi decentralizzare o centralizzare, probabilmente su questo la storia può dire qualcosa. O le politiche industriali legate alla dimensione d'impresa, alla tecnologia, agli investimenti che sono stati fatti nel paese su questi aspetti, o le riflessioni fatte, ormai rese abbastanza note, sui divari regionali fatte da Emanuele Felice, che su questo ha scritto recentemente diversi volumi, uno che abbiamo presentato qualche tempo fa anche in quest'aula. O riflessioni sul mercato del lavoro, sul funzionamento anche delle istituzioni. Non sarebbe male chiedersi nel momento in cui stiamo abolendo o abbiamo già abolito o di fatto ridimensionato il ruolo del Senato, perché l'Italia ha un sistema bicamerale. Forse su questo gli storici possono dire qualcosa, perché il sistema bicamerale non è lì per caso, ma è lì perché l'Italia ha avuto una storia soprattutto fra le due guerre abbastanza significativa e diversa da molti altri paesi europei. Su questo noi pensiamo di poter dare un contributo. Faccio vedere molto brevemente alcuni risultati di questa ricerca, che poi sono alcuni risultati di sintesi. L'economia italiana, che qui è rappresentata da questa curva in rosso, che è ben visibile perché nell'ultimo cammino declina, rifatto 100 il reddito pro capite degli Stati Uniti, nelle nuove stime noi vediamo che tutto sommato l'Italia all'unificazione parte da un livello e poi a oggi è più o meno allo stesso livello. Quindi rispetto agli Stati Uniti non converge in realtà, converge soltanto in un periodo virtuoso, che è il periodo della Golden Age, qualcuno chiama la Golden Age italiana il miracolo economico, che è l'unico periodo in cui veramente c'è questa convergenza. Quello che è un po' la partenza di tutta la nostra analisi è invece il declino degli ultimi 20 anni, ben visibile in questa curva che va abbastanza chiaramente giù. Un altro aspetto che emerge in questo special issue è il divario regionale. Con il Sud, questi sono dati riportati nel saggio di Emanuele Felice e Giovanni Vecchi, il Sud, come vedete, diverge per un lungo periodo e ha una unica fase di convergenza durante sempre il miracolo economico, secondo gli autori per l'effetto positivo della cassa per il mezzogiorno, e poi sostanzialmente rimane allo stesso livello o addirittura continua un lieve declino negli ultimi anni rispetto alle altre zone del paese. Qualche dato significativo e comparativo lo possiamo dire anche nel lunghissimo periodo dal 1870 ad oggi per quanto riguarda gli anni di scuola. Questo è un dato di istruzione, la linea rossa è sempre l'Italia e come vedete c'è sì un po' di convergenza, però l'Italia rimane sempre distante dagli altri paesi che sono qui riportati. Andare un anno o un anno e mezzo in meno a scuola ha probabilmente poi un effetto su molti indicatori di sviluppo e di crescita economica. A nostro avviso questo è un aspetto abbastanza significativo da tenere in considerazione.
Un altro aspetto rilevante è un indicatore di tecnologia ormai usato in maniera standard, cioè il numero di brevetti registrati da residenti in paesi esteri nel paese più avanzato dal punto di vista tecnologico, negli Stati Uniti, e qui si vede la dinamica ancora una volta dell'economia italiana con una crescita nella fase giolittiana, poi un declino nel periodo, diciamo, interwar, tra le due guerre, un grande sviluppo con un apice toccato nel 1963, che non è nemmeno un anno così tanto poco significativo, è un anno simbolico se volete per molti aspetti, e poi un declino che si vede molto chiaramente nella capacità del paese di generare tecnologia. Ovviamente, e mi avvio a concludere perché poi vorrei lasciare spazio a tutte le persone che sono sedute a questo tavolo e anche a voi che siete gentilmente qui fra il pubblico, e il giudizio sulle performance dell'Italia dipende anche dalle aspettative che si ha sul paese. E ovviamente un signore che camminava nel centro di Firenze nel 1500 e vedeva la cupola del Brunelleschi probabilmente aveva le aspettative di un paese che era all'epoca, secondo le stime del PIL che abbiamo di Madison, il paese più ricco del mondo. Il centro-nord Italia aveva il reddito più alto del mondo e quindi in quel momento le aspettative erano di grande crescita, di leadership nell'economia mondiale. Ma pochi decenni, qualche secolo in realtà dopo, l'Italia centro settentrionale entra in crisi, cresce la manifattura olandese, qui è ripresa la borsa di Amsterdam nella seconda metà del 600, o le prime fabbriche della rivoluzione industriale, e ovviamente in quel momento le aspettative del paese sono molto minori perché siamo un paese in grave e sembra ineluttabile declino all'epoca. D'altro canto, per venire a un periodo più vicino a noi, è anche vero che un signore che fosse stato in Italia alla vigilia dell'unificazione trovava un paese molto frammentato in vari stati, governati in maniera molto diversa e disomogenea, e nessuno poteva pensare che di lì a poco l'Italia sarebbe stato un paese unificato, un'unica entità. E quindi avrebbe avuto delle aspettative negative che invece poi sono state premiate dal percorso successivo. Ma è anche vero che nel 1960, alla vigilia, nel pieno del miracolo economico, alla vigilia dell'ultima fase del miracolo economico italiano, l'Italia era in grado di generare tecnologie come questa, cioè i primi computer o le prime macchine che comunque avevano un impatto sull'economia a livello mondiale negli Stati Uniti. Questa è una famosa macchina prodotta dall'Olivetti all'epoca, oppure la grande industrializzazione di massa con la capacità di produrre automobili che comunque erano vendute anche in giro per il mondo. Quindi ovviamente, concludendo, quello che questo special issue dice è nella sostanza che l'Italia è condizionata dall'esistenza di alcuni fattori istituzionali, regole del gioco che non funzionano e che hanno radici storiche di lunghissimo periodo. L'idea è che quindi l'Italia sia cresciuta in maniera subottimale e in qualche modo sfruttando anche contingenze fortuite o anche fortunate, e in qualche modo l'Italia non è mai riuscita davvero a muoversi vicino alla frontiera tecnologica della tecnologia, a avvicinarsi ai regimi tecnologici nell'ottica di Abramovic, anche perché è un paese che non ha mai investito in educazione e in ricerca. Questo anche perché è collegato alla dimensione della impresa italiana, che ha una struttura dimensionale che non ha riscontro in nessun sistema capitalistico avanzato, e che è invece avuto una forte retorica negli anni 90, la retorica del small is beautiful e della bellezza dei distretti industriali che dovevano essere l'elemento competitivo che distingueva il capitalismo italiano dagli altri. Questo secondo noi è il quadro di riferimento.
Quello che vorremmo dire, su cui abbiamo appunto invitato illustri ospiti a discutere, è quali sono le nostre idee sulla politica economica oggi. Crediamo che uno storico, degli storici possano dare un contributo in questo senso, perché le criticità che troviamo nel paese oggi hanno probabilmente radici profonde nella storia del paese. Politiche sbagliate o insufficienti per l'innovazione e la ricerca, sempre politiche forse non esplicite, ma di fatto politiche che hanno favorito la piccola dimensione d'impresa. Per fare un piccolo esempio, la scarsa capacità di contrastare l'evasione fiscale, che quindi impone alle imprese di rimanere piccole, perché più si è piccole più si riesce a muoversi in quei contesti, e in qualche senso anche di il mantenimento di rendite e posizioni largamente diffuse, che poi sono riportate con un esempio che chi ha letto i saggi potrà poi eventualmente commentare, cioè l'idea che vi siano delle regole che non danno privilegi a pochi, ma che questi privilegi siano abbastanza diffusi in una minoranza che è coesa e che comunque non è di piccola entità. Cioè l'evasione fiscale non è un fenomeno di cui beneficiano poche persone, ma è un fenomeno diffuso che nel paese trova molti ceti che poi ne possono approfittare. E in qualche caso questo quindi una delle cose che si potrebbe fare e si dovrebbe fare è rimuovere le legalità diffusa che esiste in questo paese, che crea evasione fiscale, lavoro nero e anche sicurezza sul lavoro, che evidentemente manca. Sono stato dei tempi, grazie per l'attenzione, e ora la parola a Discussant, e comincia il professor Francesco Daveri. Michelangelo, ringrazio l'Università di Siena per avermi invitato. Io non sono uno storico economico, quindi parlo con un po' di ritegno, e tra l'altro sentendomi anche un po' fiorello con questo coso, ma adesso riuscirò a distanziare bene il microfono in modo da garantire di essere sentito senza sentirmi rimbombare. Il numero speciale, la raccolta di saggi contenuta nel numero speciale di questa rivista esamina in dettaglio e suggerendo tante ipotesi interpretative le difficoltà della crescita economica italiana degli ultimi dei 150 anni, fino al 2011. Quello che viene proposto è un'interpretazione istituzionalista, cioè si dice che le istituzioni sono importanti per la crescita economica. Dirò subito che io sono tendenzialmente credo molto in questa ipotesi, sono uno di quelli che è a favore infatti delle riforme economiche e istituzionali, del ruolo di queste riforme, tipo quelle che sono discusse e che si prova ad applicare anche in questi giorni, oltre che in questi anni. E in definitiva la ragione d'essere ultima di essere a favore di queste riforme è perché si ritiene che ci sia un problema istituzionale alla base delle difficoltà della crescita economica in Italia. Quindi in questo senso credo che l'analisi di carattere storica, storico-economica che ci viene presentata è tutt'altro che priva di elementi di attualità, quindi questo secondo me è un elemento da tenere a mente. Detto questo, poi non nascondo che in realtà, guardando ai dati, personalmente io riscontro una certa difficoltà nel far quadrare ciò che penso, che le riforme servono a qualcosa e che se l'Italia ha una speranza di ritornare a crescere del 2% o qualche cosa l'anno, che non è un granché visto quello che fanno per esempio gli Stati Uniti, però che per noi sarebbe un tasso di crescita stellare, si scontra con una cosa che io trovo che sia una specie di puzzle da spiegare, cioè che noi andavamo bene, vi farò vedere adesso qualche dato, e fondamentalmente l'economia italiana andava bene negli anni 50, 60 e 70, fino alla metà degli anni 70 circa, ancora un po' negli anni 80, e le istituzioni non è che fossero molto diverse da quelle che vediamo oggi, quindi c'è da capire se le istituzioni sono importanti, allora deprimono la crescita.
Se però sono importanti, deprimono la crescita, deprimono sempre in prima approssimazione, oppure è cambiato qualche cosa della modalità con cui si opera la concorrenza, soprattutto quella internazionale, credo, dalla metà degli anni 90 in poi, questa è la mia opinione, che però non vi documenterò qui perché comunque non ho due ore di tempo, ma 15 minuti, e quindi questo ci può aiutare a spiegare il fatto che, cioè aiuta a tenermi insieme il mio pregiudizio, che è quello che dice che, pregiudizio è che ho visto sostanziale da abbondanza di contributi nei saggi presentati nel libro, e che però appunto è difficile da sostanziare, e però c'è il fatto che l'evidenza che c'è è di costanza istituzionale e invece crescita economica che varia nel corso del tempo. Quindi tendenzialmente io vorrei che la cosa che causa e che genera un effetto vari come varia il tasso di crescita. Se invece il tasso di crescita cala, che è quello che è successo in Italia negli ultimi anni, ma le istituzioni rimangono sempre le stesse, e insomma questo ci pone secondo me qualche problema di carattere epistemologico, cioè stiamo utilizzando la giusta variabile esplicativa come causa fondamentale della crescita economica. Allora, questo è per dare una sorta di parere questo è il commento sul volume e sulla rilevanza del volume per le cose che vediamo oggi. Provando a riassumere poi alla fin fine la ragione per cui l'Italia fa fatica a crescere oggi, non so se c'entra con le istituzioni, ma alla fin fine l'Italia ha un po' queste caratteristiche. Se dovessi presentare delle persone che non conoscono l'Italia, io direi che l'Italia è un paese economicamente ricco, perché il PIL dell'Italia è grande, è circa l'undicesimo, insomma poco fuori dalla top 10 dei PIL del mondo, è un paese ricco, quindi non solo grande ma anche ricco, perché per esempio la Cina è grande ma non è ricca perché ha un PIL pro capite decisamente più basso dell'Italia, quindi ha un PIL pro capite che è circa di $30,000 calcolati in parità di potere d'acquisto, quindi è il 45 nel mondo. Siamo un po' sotto alla media dell'Unione Europea e siamo decisamente sotto all'America. Siamo un'economia poi che dal punto di vista demografico è molto vecchia, nel senso che il 21% della popolazione totale è sopra i 64 anni, più vecchi di noi c'è il Giappone e c'è la Germania, e poi però in Europa e nell'OCSE non ci sono paesi che hanno una struttura demografica della popolazione così, diciamo, fatta così. E infine l'altro punto è che siamo anche un'economia densamente popolata. Abbiamo 206 abitanti per chilometro quadrato, la media dei paesi OCSE è 30, quindi è decisamente più bassa. La Germania è più densamente popolata dell'Italia, ma la Francia per esempio ha 100 e qualche cosa abitanti per chilometro quadrato. Quindi nell'insieme di queste cose, adesso se abbiamo modo ritorno sul perché e il per come, ecco, un'economia fatta così secondo me è facile che vada incontro a rendimenti decrescenti quando prova a crescere, o perché se la parte della popolazione che è anziana è abbondante, cioè ha una maggioranza relativa, è facile che voglia far adottare politiche che tengono a conservare l'esistente anziché innovare, e questo è un primo elemento che possiamo tenere in mente. Se poi siamo già ricchi, vogliamo trovare il lavoro sotto casa piuttosto che andare a cercarlo dove invece c'è il lavoro, quindi vogliamo che il lavoro venga consegnato. E dall'altro lato l'elemento della densità della popolazione è questo, insomma, più controverso, lo ricordava Michelangelo nella sua introduzione. C'è stato un lungo periodo di tempo in cui in Italia si identificava la capacità di crescere, il modello italiano, con i distretti. Ancora adesso, se uno va a vedere i dati, in realtà guarda i dati della Lombardia, chi sono quelli che esportano di più, e di fatto sono le imprese che sono addensate poi in distretti. Quindi che il modello del distretto sia ci sono distretti che sono andati bene, distretti sono andati male nella crisi, però ecco, un'economia che è densamente popolata dal mio punto di vista, dal punto di vista proprio degli abitanti, fa fatica a fare le infrastrutture che servono, perché facilmente sorgeranno dei veti, dei no che vengono posti da comunità locali quando magari c'è una infrastruttura di carattere nazionale, un bene pubblico da offrire, che verrà probabilmente bloccato da una qualche minoranza rilevante. Può succedere, tutti noi probabilmente abbiamo in mente esempi di questo tipo. Naturalmente il parere, l'autodeterminazione
coesione delle comunità locali è importante, però certe volte se si deve crescere, se si guarda la crescita economica del paese, occorre che le comunità locali si trovi il modo di fargli fare un passo indietro, perché altrimenti si può rischiare di frenare la crescita economica. Quindi oggi, se oggi l'Italia non cresce, secondo me è più una cosa di questo tipo che ci spiega, se me lo chiede uno straniero, io dico queste qui sono le ragioni per cui oggi l'Italia ha smesso di crescere. E un po' c'entrano le istituzioni, perché le istituzioni che abbiamo sono istituzioni che non si modificano nel tempo, perché ci sono maggioranze bloccate a favore del mantenimento di rendite, un po' come la cosa che sottolineava Michelangelo prima, e che sicuramente hanno a che vedere col fatto di non adottare le politiche che servono per guardare al nuovo, e invece si difende ciò che c'è, che sono tante cose. Quindi questo è un po' per la mia spiegazione di tutto, e poi vi faccio vedere qualche dato su un periodo di tempo molto più breve rispetto ai 150 anni, perché io non maneggio bene questi dati su 150 anni, li conosco meno bene. Allora vi faccio vedere qualcosa sulle cose che conosco un po' meglio, anche perché il titolo del nostro dibattito è declino o crescita. Allora, se uno guarda i dati sui 150 anni, non è che ci sia una grande evidenza di declino. Dopotutto la storia economica italiana, insomma, io direi che è una storia economica di successo in questi 150 anni. Certo, alla fine, se guardiamo rispetto agli Stati Uniti, siamo rimasti a 100, no? Sì, però sono gli Stati Uniti, cioè, quindi aver fatto come hanno fatto gli Stati Uniti io non lo considererei un'evidenza di grande insuccesso di per sé. Se ci confrontassimo con l'Africa sud del Sahara, a parte che anche lì ci sarebbe probabilmente da discutere, perché ci sono stati ampi, lunghi periodi di rapida crescita economica anche nell'Africa sud del Sahara, però insomma quello sarebbe più preoccupante. Però quindi, per mostrare evidenza di declino, la cosa migliore secondo me è guardare i dati in crescita anziché i livelli, che sono quelli che sono in realtà molti dei vari saggi che sono nel libro. Questo qui è la crescita economica del PIL pro capite tra il 51 e il 2013, non ho aggiornato pigramente al 2014, ma il quadro verrebbe lo stesso. Mi sono anche permesso di tirare una riga che è quello che verrebbe fuori, una retta di regressione con il tempo come variabile esplicativa, quindi mettendoci un trend deterministico, che tra l'altro ha anche le caratteristiche di essere, si ottiene un coefficiente che non è distorto, che produce un buon coefficiente di Darwin-Watson pari a 2, quindi insomma non è proprio così evidente dai dati che i dati rifiutino il trend deterministico rispetto al trend stocastico, che di solito è quello che viene adottato sempre, come, quindi con una variabile dipendente ritardata a destra dell'uguale. Il succo della storia qual è? È che ogni anno dal 1951 fino al 2013 la crescita economica italiana ha perso circa un decimo di punto percentuale. Quindi vuol dire che se facevamo 5,5 negli anni 50, negli anni 60 abbiamo fatto 4,5, negli anni 70 abbiamo fatto 3,5, negli anni 80 2,5, negli anni 90 1,5, pian piano diventa triste, negli anni 2000 abbiamo fatto 0,5 e negli anni 10 degli anni 2000 stiamo facendo meno 0,5, che non è tanto diverso da quello che vediamo. Quindi fate voi la previsione su quello che succederà negli anni 20, se non succede qualche cosa. Quindi, dovendo dire, l'Italia è un paese in declino, sì o no? Guardate questo grafico e tirate la riga che ho tirato io. Questo secondo me è una evidenza del fatto che, in che senso siamo in declino, cioè che la crescita economica c'era una volta e adesso, ahimè, non c'è più. Una volta eravamo i cinesi dell'Europa, cioè nel senso che in quel grafico si vedono tassi di crescita del PIL pro capite in alcuni casi vicini all'8%, che non è tanto diverso dal 10% che i cinesi sono riusciti a fare per tanti anni. Quindi questo è una evidenza, diciamo, del declino. Questa è quello che si può tirare fuori, ma che, no, insomma, che mostra che il coefficiente del tempo è meno 0,1 in ogni anno, allungato al 2013 non cambia nulla, però insomma, e vedete, insomma, poi naturalmente potremmo metterci a discutere come stimare meglio questo. Serve solo a descrivere i dati, e i dati sono descritti in modo relativamente plausibile, cioè con coefficienti stimati che non sono a priori distorti, o che l'equazione non mostra evidenti, cioè non c'è forte evidenza di distorsione o di mispecificazione dell'equazione stimata, viene un meno 0,1, che ha le implicazioni che vi dicevo prima.
Uno potrebbe dire, beh, ma l'Italia in fondo è in Europa e quindi il nostro destino l'hanno subito anche la Francia, la Germania, il Regno Unito, forse anche la Spagna, è così. Allora, quello che ho messo in quest'altro grafico, che cosa sono? Sono la crescita economica dell'Italia, in termini pro capite, e la crescita economica della media degli altri quattro grandi contro cui noi ci vogliamo misurare. Noi non ci misuriamo con la Cina, con l'India o con gli Stati Uniti, che sono grandi economie. Ci misuriamo con altre economie che sono grandi come la nostra, tipo Francia, Germania, Spagna, Regno Unito. Faccio la media di questi quattro paesi perché c'è un po' di differenza tra i vari quattro paesi. La Spagna recentemente andava benone prima della crisi. Il Regno Unito è laggiù isolato dalla mare, che insomma è un po' diverso. Francia e Germania sono i paesi continentali. Quello che viene fuori è che in effetti c'è qualcosa di specifico dell'Italia nel rallentamento, nel declino dell'Italia, cioè non so se si vede abbastanza bene al grafico, le righe blu sono spesso più molto spesso più grandi delle righe marroncine fino alla metà, insomma grosso modo fino alla metà degli anni 80. Dopo invece le righe senape o marroncine diventano sistematicamente, lo posso anche puntare, vedete qui le righe senape cominciano a diventare sempre più grandi delle righe blu. Quindi vuol dire che il rallentamento che ha subito l'Italia è un rallentamento specifico di questo, ahimè, e qui lo vediamo più dettagliato, più chiaramente, dopo il 95, in questo caso l'Italia è ancora la riga blu, nel 95 è l'ultimo anno in cui siamo andati meglio degli altri e da allora invece siamo andati sempre peggio, quindi c'è qualche cosa che si è rotto a metà, intorno alla metà degli anni 90 nello sviluppo economico italiano. Questo quindi è vero che la crescita è diminuita in qualche modo nel corso del tempo, ma per la prima parte, tra il 51 e il 95, questo calo, questo rallentamento della crescita è stato più o meno condiviso con gli altri paesi europei, un segno del fatto che c'è stato il boom economico alla fine della guerra, bisognava ricostruire le fabbriche, ricostruire il capitale umano che era morto e che non era più con noi dopo a causa della guerra. Finito questo periodo di ricostruzione, allora invece noi abbiamo avuto un problema specifico nostro rispetto a quello degli altri e quindi poi c'è stata la crisi del 2008 che ancora prosegue. Cos'è che possiamo fare relativamente al problema dell'Italia di oggi? E qui chiudo, butto lì semplicemente la cosa. Allora, questo è i problemi che abbiamo avuto negli ultimi anni, che in definitiva, lasciando un po' i temi tipo demografia e così via, vanno a finire sull'andamento tra salari e produttività, perché poi alla fin fine è l'andamento tra salari e produttività che determina se le aziende fanno profitti e senza impoverire troppo i lavoratori. Ecco, questa dovrebbe essere la cosa. Quello che è emerso in questi anni, dal 1999 in poi, è che la produttività è rimasta stagnante e che i salari e il costo del lavoro sono andati su in modo abbastanza chiaro. In Germania gli unit labor cost sono rimasti costanti, produttività e salari sono saliti del 28% e insomma questo fa una netta differenza. Da noi invece i salari sono saliti del 39% e la produttività del 5%. Non dico che bisognava tagliare i salari naturalmente, dico che però ci sono alcune cose che vengono suggerite da questi grafici. Il primo è che indubbiamente da noi il peso della tassazione sul lavoro ha un ruolo che è molto più importante, che è cresciuto molto nel corso del tempo, è cresciuto anche altrove. C'è una ragione per avere la tassazione sul lavoro, si chiama finanziamento delle pensioni, quindi è una ragione, finanziamento delle pensioni pubbliche, quindi ha una ragione molto solida di averlo, però nello stesso tempo è una scelta precisa, vuol dire mettere dentro ai bilanci aziendali il costo delle pensioni anziché caricarlo sulla tassazione generale, che è una scelta che può essere fatta alternativamente. Il secondo punto è l'alternativa: se non vogliamo ridurre i salari dobbiamo aumentare la produttività, e qui le due cose sono aumentare la dimensione d'impresa, che è una delle cose che veniva sottolineata, e migliorare la giustizia, anche se però qui ho in mente la letteratura su insomma di Schleifer e quelli che studiano la relazione tra diritto e sviluppo economico, che ci dice che i paesi sono un po' schiavi dei loro sistemi giuridici, cioè che non è tanto facile cambiare sistemi
sistema giuridico è che se uno è nato col sistema francese sta col sistema francese e col sistema anglosassone sta col sistema anglosassone, con implicazioni rilevanti per il funzionamento dei mercati finanziari e così via. Quindi da un lato è facile dire dobbiamo migliorare il funzionamento della giustizia, invece non è tanto facile farlo, e quindi questo è uno dei punti da aumentare la produttività. Infine è inutile negare che c'è un problema specifico del Sud Italia, dove evidentemente salari e produttività sono i più disallineati che nel resto dell'Italia, e qui le scelte però sono simili, cioè o i salari si allineano verso una produttività molto bassa o si trova il modo di aumentare la produttività, che chiama in causa però un miglioramento più ampio delle istituzioni, che non sono solo quelle economiche ma anche quelle extra economiche. Punto, spero di non aver sforato troppo. La parola a Giovanni Gozzini, Università di Siena. E cosa impariamo noi storici generici, per così dire, da queste pubblicazioni, sia del 150esimo anniversario che da questo fascicolo di Enterprise and Society? Impariamo credo due cose soprattutto. La prima, una cornice globale di riferimento. Quando negli anni Ottanta noi utilizzavamo, lo chiamavamo il modello Bonelli-Cafagna, avere uno sviluppo trainato dalle esportazioni veniva visto come una cosa negativa, perché andava a detrimento della domanda interna e quindi andava a scapito di uno sviluppo economico nazionalmente, sottolineo questo avverbio, autosostenuto. E era un punto di vista marx-keynesiano classico. Oggi l'abbiamo cambiato, direi in maniera abbastanza radicale. I periodi di crescita dell'economia italiana sono periodi di integrazione nell'economia globale, di conquista di settori crescenti di mercato estero, e da questo punto di vista c'è la seconda novità, e cioè un quadro di lungo periodo, talvolta di lunghissimo periodo, che significa dietro un lento, lungo, costante ma fantastico lavoro di affinamento dei dati e di loro comparazione, di loro omogeneizzazione. Questo a noi ci consente anche, da noi storici generici, di ridimensionare molto quello che pensavamo essere il primo compleanno dell'Italia economica, cioè il take-off giolittiano. Oggi sia dal punto di vista dei numeri, ma forse poi ci torno anche dal punto di vista della qualità, quel periodo va un po' ridimensionato rispetto al secondo periodo di crescita, quello come è già stato richiamato sia da Michelangelo che da Daveri, del cosiddetto boom, miracolo economico, Golden Age, contesto globale e economia italiana. Io qui vorrei suggerire qualcosa anche rispetto alle cose che diceva Daveri adesso. Probabilmente noi cresciamo quando queste congiunture internazionali sono talmente forti da sopravanzare anche dei limiti strutturali, istituzionali della situazione italiana, e da spingerle anche quelle istituzioni italiane così neghittose a perlomeno un parziale cambiamento. In fondo i primi decenni del Novecento facciamo il suffragio universale, negli anni 50 facciamo la Cassa del Mezzogiorno. Non che queste cose risolvino la capacità delle istituzioni italiane di fare politiche economiche efficienti, però in qualche modo è vero, noi lo consideriamo anche dal punto di vista della storia politica di questo paese, è il fattore esterno che condiziona e porta a cambiamento la situazione esterna, come un primato della politica estera, che non è quello tradizionale ranchiano della storia diplomatica, è un'altra cosa, ma in qualche modo mette fuori di noi, fuori dei nostri confini nazionali, la chiave dello sviluppo. In ogni caso non esistono vittorie antiglobali, questo lo dicevano Peter Lindert e Jeff Williamson in un vecchio paper di tanti anni fa. Lo si conferma in Asia, lo si conferma un po' in tutto il mondo, anche nell'Africa subsahariana. La storia economica italiana, secondo me, non fa eccezione. E quindi non esiste una alternativa economica fondata sul protezionismo, sull'autarchia, comunque mascherata. L'ipotesi del political capitalism, come suona la formula di Franco Amatori, che è un po', credo, il fil rouge degli articoli di questo numero. È vero, direi a un doppio livello. Il primo è dei grandi perdenti,
di questo sistema economico, e cioè delle nostre grandi compagnie che di fronte alla seconda globalizzazione, quella degli anni 90, più o meno in modi diversissimi tra loro, però fanno tutte fallimento. La chimica, Montedison, la Olivetti della Divisumma che Michelangelo ci ha fatto vedere all'inizio, la Pirelli, Telecom, la stessa Fiat fallisce per confronto con i mercati, con la competitività internazionale tra gli anni 80 e gli anni 90. Molte di queste aziende diventano altre cose e parzialmente anche la Fiat, si finanziarizzano. Le nostre banche stesse non riescono a crescere alle dimensioni di scala e quindi a livello di efficienza economica delle altre concorrenti europee e mondiali. Quindi qui c'è una battaglia persa, secondo me, una battaglia persa in cui risorse, energie e quella logica del political capitalism, perché tutti questi grandi gruppi hanno un legame molto stretto con lo Stato italiano rispetto ad altre logiche di mercato, ecco, lì c'è una sconfitta, credo, di cui bisogna prendere atto per capire appunto poi se, come siamo messi, se siamo in declino irreversibile oppure no. L'altro è l'elemento che io credo riassuma un po' tutti i vizi, i pesi, i fardelli, che è la questione meridionale, è già stato detto, però se noi andiamo a disaggregare tutte le nostre statistiche, noi ci accorgiamo che appunto da tre Italie, c'è qualcuno, mi sembra il messaggio di Emanuele Felice, viene detto espressamente questo, stiamo passando a due, c'è una convergenza sostanziale tra il centro e il nord, nord-est e nord-ovest, e c'è un allontanamento, fatta salva quella parentesi, ma che è dovuta al pompaggio di denaro pubblico degli anni 50 e primi 60 della Casa del Mezzogiorno, e c'è un allontanamento del sud. Quando dico questione meridionale, io la dico anche qui dal punto di vista della constatazione di un fallimento, che è un po' non molto diverso dal dibattito che nelle agenzie internazionali si viene facendo sugli aiuti, sulla Official Development Assistance. E cioè questi aiuti da soli, senza un miglioramento delle qualità delle istituzioni, e naturalmente quando si parla di paesi dell'Africa subsahariana ci si riferisce spesso a stati falliti, a quasi states, insomma a istituzioni il cui malfunzionamento è molto più evidente che anche nel Mezzogiorno d'Italia, però in qualche modo la critica che viene fuori è che questo flusso di denaro pubblico da sé non serve, anzi delle volte può rivelarsi controproducente. Qui il problema, Franco De Felice, non Renzo, che è uno dei nostri storici generici, negli anni 90 recuperò un'immagine di Gramsci che è l'attendamento cosacco, questa immagine è un po' da Tolstoi, ma insomma che cosa voleva dire, cos'era l'attendamento cosacco? È un grumo di interessi economici eterogenei, quindi non un blocco storico, non degli interessi organizzati, che campano parassitariamente sul denaro pubblico. Questo è l'attendamento cosacco e, secondo Franco De Felice, soprattutto al sud, questa era la logica che ha presieduto anche alle operazioni più programmatorie e più illuminate dal punto di vista della qualità delle istituzioni che in Italia, in tutta la società, abbiamo avuto, come era la Svimez di Pasquale Saraceno. Si sono rivelate più deboli rispetto appunto a questa logica dell'attendamento cosacco. L'attendamento cosacco al sud va dall'organizzazione criminale propriamente detta fino ai lavoratori socialmente utili, che sono quelli che al Comune di Napoli ogni tanto protestano, cioè il minimo comune denominatore è la mancanza di una cultura e di uno spirito di impresa. Credo che questo sia il tratto fondamentale del ritardo nel sud. I dati sull'analfabetismo, Michele l'ha accennato, ma io le dico, perché la percentuale dell'analfabetismo in Calabria è il 4,7%, in Lombardia è lo 0,5%. Quindi siamo di fronte a un gap, a un dislivello che poi vuol dire capitale umano e che poi vuol dire appunto spirito di impresa, almeno nelle sue capacità potenziali, che è molto molto forte. Qui il National System Innovation si scontra con una resistenza che secondo me è fondamentale. Vorrei aggiungere a questo, nei 5 minuti che mi mancano, alcune considerazioni di carattere appunto più ampio per capire se siamo in declino o no. Ho fatto delle ricerche sui dati dell'International Labour Office
Tra il 1950 e il 2000 i posti di lavoro industriali, quindi manufatturieri, ma considerando anche l'edilizia, l'estrattivo, la fornitura di energia, eccetera, nei paesi considerati ricchi, cioè Europa occidentale, Nord America e Giappone, calano in percentuale mondiale dal 65 al 27%. C'è un fenomeno che è di spostamento del baricentro industriale produttivo verso Oriente, come tutti sappiamo, perché queste percentuali cambiano soprattutto in Asia, in tutto il resto dell'Asia, a parte il Giappone. Sono dati che collimano con un report di alcuni anni fa, tre mi sembra, del McKinsey Global Institute. Tra il 1980 e il 2010, secondo questo rapporto, nel mondo si creano 1 miliardo e 100 milioni di posti di lavoro non farm, quindi industria e servizi. L'84% di questi posti di lavoro viene creato in Asia, Africa e America Latina, quello che una volta chiamavamo terzo mondo. La brutta notizia è doppia, perché 84% è esattamente la percentuale di popolazione mondiale che risiede in questi paesi. Dal mio punto di vista di storico, cosa vuol dire questo? Vuol dire che per la prima volta, forse dal 1500, cioè dal rinascimento del cupolone da cui è partito Michelangelo, il mondo sta riallineando i suoi equilibri demografici con gli equilibri di potenza produttiva ed economica. È la prima volta che questo succede, almeno in questo ultimo mezzo millennio. È uno spostamento irreversibile, e questo sì, si è fatta polemica negli ultimi giorni sull'aggettivo epocale, in questo senso io in questo caso specifico mi sentirei di spenderlo. Dove andiamo a parare? Rispetto a tutte le cose che sono già state dette, con le quali sono assolutamente d'accordo. Due processi un pochino più positivi. Il primo, contrastato a macchia di leopardo, è la crescita nei distretti industriali di medie imprese, di quelle imprese che, cioè, che stanno tra 50 e 100 addetti, non grandi corporation, che però si sono dimostrate spesso in questa congiuntura difficili capaci di reggere l'urto della globalizzazione, quello che ha visto la sconfitta invece delle grandi imprese italiane. Queste imprese riescono a progredire. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la politica industriale oggi è l'esatto contrario del finanziamento a pioggia. Volendo essere ottimisti, si può pensare che Matteo Renzi, nell'ultima legge di stabilità, ha un po' pensato a questo, rifiutando le sollecitazioni chiarissime dell'Unione Europea per defiscalizzare, andare a alleggerire il carico fiscale sul lavoro, e invece continuando a cercare di pompare i consumi levando appunto le tasse sulla prima casa. Cioè ci stia la consapevolezza, io non sono sicuro di questo, anzi forse penserei il contrario, però lo dico dal mio punto di vista, che oggi una politica industriale è un fine tuning, cioè è una cosa molto più difficile di quanto è stata finora. Perché si tratta di andare a selezionare quelle imprese di nicchia, piccole, medie, capaci di fare sviluppo, di rompere un vecchio patto corporativo tra quelle grandi imprese e grandi losers, grandi perdenti. La Fiat ha recuperato, ma certamente questo ha comportato dei prezzi sulla sua natura prettamente nazionale, il che non ci deve scandalizzare assolutamente. Come ho detto all'inizio, non è più tempo di autarchia, però ecco, da questo punto di vista fare politica industriale è qualcosa di molto molto più mirato rispetto a prima, e quindi difficilmente si può fare dal centro, necessita di enti locali, istituzioni vicine sul territorio a queste realtà imprenditoriali, economiche, e quindi è qualcosa di molto complicato per le istituzioni così come sono adesso. È una delle cose che andrebbero fatte e la cui mancanza, se non viene fatto nulla, si farà sempre più sentire, e quindi quella linea verso il basso di Daveri non potrà che approfondirsi. L'altro elemento, su questo concludo, è che tutte quelle due ricerche a cui ho fatto riferimento ci dicono che la strada maestra per cercare e trovare posti di lavoro è una terziarizzazione. Non c'è più spazio soltanto e principalmente per l'impresa, c'è spazio per un terziario qualificato. È qui che nelle economie post-industriali dell'Europa occidentale, nelle quali stiamo anche noi,
ci sta un futuro probabilmente maggioritario in termini quantitativi per quello che si può presentare oggi a un giovane. E qui casca l'asino, perché qui appunto ritorna il dato del capitale umano. Ritorna il dato di un sistema scolastico che sia qualitativamente, per il suo bias crociano e umanistico, sia quantitativamente per le sue discrepanze sul territorio, i dati sull'analfabetismo meridionale che dicevo prima, ecco, però questo è il collo di bottiglia. Bisogna premere sul governo perché tutti i buoni propositi che puntualmente vengono affermati sull'assumere la scuola, la formazione ad alti livelli come la propria priorità, in realtà poi vengono regolarmente disattesi. Noi sappiamo che abbiamo delle sacche di forze produttive. Sono le donne, che in Italia lavorano ancora molto poco, e sono gli immigrati, che sono una provvidenziale contromisura al nostro invecchiamento relativo da record. Allora, riuscire a congiungere queste due cose, terziarizzazione, sviluppo del capitale umano e quindi grande impulso alla scuola, all'università e queste sacche di forze produttive disponibili, io credo che sia la scommessa del futuro. Questo necessita, e su questo concludo, una sinistra, perché io mi ritengo ancora un uomo di sinistra, capace di tornare da Lenin a Marx, cioè capace di smettere di pensare che lo Stato, e quindi il debito pubblico nelle sue varie manifestazioni, sia la risposta per tutto, e cercare di ripensare in termini marxisti appunto alle forze produttive. Quali sono le forze produttive? Le donne, gli immigrati. Questo è, credo, riuscire a muoversi in un'ottica di sinistra oggi, che naturalmente significa l'esatto contrario di quello che hanno fatto i governanti greci, tanto per fare un esempio di recente. Grazie. Grazie a te, Giovanni. La parola ora al professore Borsenigo del IUS, Istituto Universitario di Studi Superiori di Padova. Che siamo tutti molto, un pochino troppo d'accordo, no? su queste cose. E in realtà appunto sono d'accordo anch'io, credo, su quasi tutto. Sia sul metodo del vostro lavoro sia sui contenuti. Comincio a dire tre cose così sui contenuti che in un certo senso mi hanno colpito rivedendo queste cose. Se volete, appunto, che il miracolo economico italiano in realtà non è mai esistito così come lo immaginavamo, ma che è parte di un percorso che ha accomunato tanti altri paesi, in particolare europei, ma non solo. Forse ci siamo, la performance è stata ancora non tanto buona. Che buona parte di questi episodi di crescita sono dovuti in buona parte a shock esterni e catching up, la vecchia storia in certo senso dello stellone italiano, non sappiamo reagire, giochiamo in contropiede. Di sicuro sono d'accordo sul problema delle piccole dimensioni di impresa. Io ricordo, credo che fosse Michele Salvati anni fa che avesse detto qualcosa, il vero problema non è tanto la dimensione di imprese di per sé, ma l'incapacità strutturale italiana di immaginare e governare strutture, organizzazioni complesse. Ora, non è molto chiaro che cosa voglio dire organizzazioni complesse, però credo che qui effettivamente ci sia un punto piuttosto importante ed approfondire. Sono d'accordissimo che uno dei fenomeni, che è un fenomeno, non una causa necessariamente, molto rivelatori, è proprio l'incapacità strutturale che ha mostrato questo paese, soprattutto negli ultimi anni, ad agganciarsi alle grandi rivoluzioni tecnologiche in corso. Di sicuro il ritardo ad agganciare ICT è stato devastante per questo paese, anche perché vediamo alcuni esempi, se volete, qua e là, di imprese medie, non piccole come dicevi tu prima,
che anche in settori relativamente tradizionali dell'economia italiana, per esempio appunto la meccanica più o meno leggera, laddove hanno cominciato a usare sistematicamente e bene AST, stanno avendo delle performance assolutamente straordinarie. E quindi nel complesso l'avere mancato ancora una volta questa rivoluzione tecnologica è un fenomeno su cui dobbiamo pensare. Detto questo, quali sono le cause e quali sono le politiche? Comincio a dire qualcosa sulle politiche, poi vengo alle cause e al problema delle istituzioni. Io sono abbastanza d'accordo con Francesco Daveri, che nonostante io sia assolutamente in certo senso istituzionalista convinto, non c'è soltanto un problema di istituzione, ma ci sono fenomeni ed epifenomeni economici in certo senso indipendenti dalla struttura italiana che hanno contato moltissimo. Su questo credo che Francesco abbia assolutamente ragione. Dove comincio ad avere idee molto più confuse è sulla periodizzazione di tutto questo. Per esempio, Francesco, al di là del trend decrescente che fai vedere tu, mi sembrava che qualcuno potrebbe aver interpretato il tuo intervento dicendo: guardate che a un certo punto la rottura è negli anni 90. Ma negli anni 90, credo che siano immediatamente collegabili cambi fissi, impossibilità di svalutazione, per carità, meglio. Quindi, scusa, hai ragione, non avevo aggiunto il fatto che sono anche gli anni della globalizzazione più succeduta, quindi ci sono queste due cose, no, ma è esattamente quello che intendevo. Allora, quindi quando cominciamo a pensare che il periodo di crescita dell'economia italiana dal dopoguerra in poi ci sia arrestato, al di là del trend di lungo periodo, non mi è chiarissimo, nel 73, nel 75, negli anni 90, che cosa? Sono cose tutto sommato che per gli storici e per gli economisti dovremmo discuterci. Avendo appena detto che sono un istituzionalista convinto, ho dei dubbi, comincio a avere dei dubbi un pochino amletici, non tanto sulla definizione di che cosa siano le istituzioni, perché sappiamo tutti che è un concetto molto complicato. In questo caso specifico mi chiedo, stiamo parlando che cosa? Di istituzioni, di cultura o di che cosa? O di politica? Questo, la sovrapposizione tra questi tre elementi, che probabilmente sono tutti molto importanti, questo non mi è sufficientemente chiaro. Al di là degli aspetti che voi giustamente sottolineate di esempi di istituzioni formali, di particolari leggi, legislazioni e così via, voi giustamente, anche voi fate evidentemente la domanda successiva, ma queste da dove vengono? Ma allora che cos'è? Una cultura italiana che viene da lontano, che per esempio viene dall'idealismo o prima ancora dalla Chiesa? Io su questo ho idee piuttosto confuse, così come ho un pochino di idee confuse sull'uso, sul concetto di istituzioni inclusive e estrattive. Per carità, avrei voluto farlo io, un grandissimo progresso. Mi sembra poi che sia però corre il rischio di avere, è una definizione ex post, sono inclusive le istituzioni che poi sono andate bene, no? Ed estrattive quelle viceversa. Parlandone, come si dice, un pochino a cena tra un bicchiere di vino e l'altro, alla fine, in buona parte, certo che ci sono le istituzioni, la cultura, il lungo periodo, il peso della storia e così via, ma in buona parte c'è anche la politica e sono scelte politiche che consistentemente sono state fatte. Gli episodi forse di crescita, per quanto mitigata e storicamente tutto sommato appunto il periodo giolittiano, l'immediato dopoguerra, il primissimo centrosinistra e così via, furono episodi in cui ci furono delle scelte politiche piuttosto nette.
in cui ci fu una corrente, chiamiamola di pensiero o culturale, sicuramente minoritaria in Italia, di certo non egemonica dal punto di vista gramsciano, ma che però è esistita e speriamo che esista ancora. Mi colpisce, come, in certo senso, come immaginando un lettore esterno, molto più giovane di me, che legga queste, i vostri articoli, e tutto sommato c'è una rivalutazione molto bilanciata, per carità, ma delle esperienze come la Cassa per il Mezzogiorno, le imprese pubbliche e così via. Bestemmie fino a alcuni anni fa in questo paese. Io sono abbastanza d'accordo con voi che la rivalutazione di queste cose dovrebbe essere fatta consapevolmente e con tutti i puntini su lei. Però, di nuovo, alla fine di che cosa stiamo parlando. Quindi, alla fin fine, se dobbiamo discutere di quali politiche, vogliamo le politiche industriali, certamente, siamo tutti d'accordo, mi sembra, almeno sul grande principio che education, scienza e tecnologia, innovazione siano le grandissime prime priorità per far ripartire lo sviluppo economico italiano. Mi sembra che ci siano pochi dubbi sul fatto che se la produttività italiana continua a stagnare da tanti anni, in buona parte ciò è il riflesso di un scarsissimo investimento pubblico e privato in tecnologia, innovazione e così via. Io sono un economista dell'innovazione, quindi su questo evidentemente ho un pochino, però gli economisti dell'innovazione è dagli anni 80 che dicono queste cose qui, e non è stato fatto niente. Gli economisti dell'innovazione, io allora studiavo, quindi non sono la categoria, ma dagli anni 80 che si dice: guardate che questo paese non investe a sufficienza, e anche quando investe viene utilizzato male. Quindi queste mi sembrano la priorità. Poi quali politiche, come farle, eccetera, possiamo andare avanti a discuterle, dovremo andare avanti a discutere, ma vorrei sottolineare ancora il punto molto semplice, che qui non stiamo parlando tanto di politica industriale, ma stiamo parlando di politica, punto, e basta. Ultimo punto, credo che in buona parte, mi sembra di aver capito da questa presentazione e discussione, vorrei che in certo senso fosse ancora più esplicito, o che mi confermaste o che mi dicesse che sbaglio, buona parte del problema dell'italiano è un problema, è la questione meridionale. Tutto sommato il nord Italia, il centro Italia, la performance mi sembra non così peggiore rispetto agli altri paesi europei. E quindi forse il problema è la questione meridionale, anche qua per i dati sbaglio, e se allora la questione meridionale c'è ancora quella, allora questa è una delle grandissime sconfitte, come dicevi tu, e allora su quello di nuovo ci vuole la politica. Grazie. Grazie a te. Allora, ora intanto devo scusarmi che il professor Salvati non potrà intervenire perché ha avuto un problema di salute, non grave, ma insomma è un po' qualche problema di schiena, e quindi si scusa molto, ma non può intervenire. Questo ovviamente ci dispiace e ci consente però, direi, di fare una cosa, di raccogliere qualche intervento, se c'è, da parte del pubblico, e poi dare la parola agli altri autori che hanno degli interventi da fare su temi specifici, anche per rispondere ai discussant. C'era Zezza, se non sbaglio. Per essere intervenuti, volevo chiedere ai relatori quanto invece pensano che il declino italiano sia dovuto alle svolte in politica monetaria dall'86 in poi, con l'entrata dell'Italia nel quello che prima è il sistema dell'ESM e poi è diventato l'euro. Grazie. Grazie, io ne raccoglierei 3 o 4 e poi così darei la parola agli altri autori e poi magari ritornerei anche. C'era Alberto Dalmazzo. No, brevemente, no, sono abbastanza d'accordo sulla critica all'approccio istituzionale in generale, almeno alle sue estremizzazioni, perché
istituzioni, per quanto idealmente disegnate, possono essere svuotate di qualsiasi contenuto da parte di chi poi le abita effettivamente. In altre parole, la riforma della giustizia, se poi i magistrati decidono, hanno piena discrezionalità sul carico di lavoro, sul carico di cause da fare, allora c'è poco da fare, dipende da loro, e quindi dipende forse da qualche cosa che ha a che fare più con l'attitudine al lavoro, quello che si chiama cultura o capitale sociale. Seconda cosa, investimenti sull'istruzione. Per quanto questo paese investa poco sull'istruzione, comunque soprattutto per i giovani di alto livello di educazione, di istruzione, anche a livello scientifico, trovano una difficile capacità di assorbimento da parte del sistema. E volevo chiedere a Francesco appunto come questa era cambiata nel tempo. Nonostante sia un paese che invecchi, nonostante siano quindi relativamente pochi giovani, il sistema di istruzione sia non sia finanziato abbondantemente, i giovani che vengono prodotti, quelli bravi, finiscono molto spesso fuori. Sergio Cesaratto. Sì, ma ovviamente mi rilascio alla questione sollevata da Zezza. Cioè, mi sembra che qui sia una cosa assente la macroeconomia in questo panel, nel senso, e soprattutto la macroeconomia dal punto di vista della domanda aggregata. Allora, di nuovo, da questo punto di vista mi domando anch'io, se ci fosse qui Alberto Bagnai, ovviamente sarebbe subito individuato la cesura nei grafici che ci ha mostrato Francesco attorno allo SME o più tardi all'ingresso del paese, nel cammino del paese verso l'euro. Quindi questo direi qualcosa conta. Questo conta anche, certo, un paese che ha un andamento dei salari nominali superiore alla produttività perde competitività. Se ci fosse qui il nostro amico Alberto ci direbbe: beh, fate uno più uno, se poi tutti i vincoli a cambi fissi, questo ti apre qualche problema. Allora il problema non è tanto, cioè, non è tanto, cioè, c'è un problema di sistemi a cambi fissi cui il paese aderisce. Certo, l'Italietta, inflazione, svalutazione degli anni 70 non era certo un buon modello, era qualcosa su cui andare avanti. Però era un'Italia che ancora stop and go cresceva, in media cresceva. Allora forse, diciamo, se abbiamo istruzioni del mercato del lavoro diverse, eccetera, beh, quelle un pochino funzionavano nel loro funzionare all'italiano, però il paese cresceva. Ecco, da questo punto di vista mi sembra un altro grande assente, qui mi rivolgo agli istituzionalisti, agli storici, e cioè perché l'Italia è anche così un paese con istituzioni del mercato del lavoro che non funzionano, tranne poi appunto arriva Renzi e fa tabula rasa quello che non è riuscito ad altri governi di centrodestra delle istituzioni del mercato del lavoro. Cioè, abbiamo una classe dirigente nazionale, la politica, che appunto solo in alcuni momenti, diciamo, c'è stato elementi della classe dirigente, probabilmente minoritari, che sono riusciti a far passare un discorso riformista vero, riformismo nell'accezione attuale contro riformismo. Ecco, una borghesia italiana che, insomma, la borghesia del Baba Beccaris, del fascismo, delle bombe, della strategia della tensione, del bunga bunga, insomma, che ha tirato con sé una sinistra molto spesso rissosa, eccessivamente antagonista, una sinistra, una borghesia che non ha tirato su una sinistra riformista, socialdemocratica. Ecco, io penso che il declino della grande impresa, ecco, un assente mi sembra, io mi sono letto i vostri contributi, e cioè, il ruolo in fondo negativo che un eccesso di lotta di classe, lo dice un economista considerato fin troppo di estrema sinistra, cosa che non sono, ecco, un eccesso di lotta di classe certamente ha nuociuto alla grande impresa. Insomma, era questa anche la spiegazione che i nostri maestri De Cecco e altri ci davano negli anni 70 per la diffusione della piccola impresa in Italia. Io ripeto, la responsabilità a me sembra sia soprattutto nella borghesia, che non ha mai fatto crescere una sinistra riformista, ma forse l'ha preferita così. Grazie, io ho altri due interventi e poi dopo darei la parola agli altri. Il primo è Massimo D'Antoni.
Sì, allora io ho tre punti, cerco di essere brevissimo. Primo è sull'approccio revisionista di questo gruppo di storici economici, che è, diciamo, rispetto a quella nostra, la nostra precomprensione della storia italiana, dicendo siamo un paese che ha avuto un miracolo economico, eccetera, ce lo capovolgono e ci dicono che si tratta di una parentesi dovuta a un probabilmente a un insieme più o meno casuale e fortunato di situazioni che hanno fatto sì che un paese strutturalmente debole si trovasse per un certo periodo ad avere una crescita straordinaria. E da questo punto di vista devo dire che, pur essendo io molto, come si dice, simpatico con l'approccio istituzionalista, faccio un po' fatica a seguire questo punto, o almeno avrei bisogno forse di qualcosa di più. Nel senso che la debolezza istituzionale c'è sempre stata, non è qualcosa di nuovo, la bassa scolarizzazione è un dato strutturale, la corruzione non è stata inventata certo negli anni 90, l'assenza di lungimiranza della politica non credo che, salvo poche eccezioni, sia un dato della nostra storia. Quindi vorrei capire se la vostra tesi implicita è che con altre istituzioni noi saremmo cresciuti non all'8 ma al 12% annuo. Mi sembra poco credibile, cioè, mi sembra difficile argomentare che ci sia sempre stata una debolezza e che in quel momento sia stata semplicemente attenuata dai fattori esterni, perché il miracolo, nonostante la vostra ridimensionamento infatti in alcuni dati, mi sembra abbastanza chiaro da individuare. E poi soprattutto bisogna spiegare che cosa è cambiato effettivamente negli anni 90. Ora, io apprezzo l'approccio istituzionale, ma il punto, il mio modo di guardare le istituzioni è soprattutto in termini di complementarietà tra le istituzioni. Allora mi chiedo se il problema non sia la questione che quelle istituzioni si sono sposate male con altre istituzioni di contesto. Allora, un esempio è stato citato: probabilmente il nostro sistema non era adatto a un sistema di cambi superfissi come l'euro, un'ipotesi. Perché? Perché nel contesto della globalizzazione il nostro paese, che ha una struttura produttiva che è sovrapposta per esempio a un paese come la Germania, si è trovato particolarmente svantaggiato proprio a partire dagli anni 90. Sempre in termini, e vado all'ultimo punto che volevo toccare, cioè delle riforme e quali cambiamenti delle istituzioni. Non è che le riforme non siano state fatte. Siamo un paese che ha fatto il maggior programma di privatizzazioni negli anni 90 tra tutti i paesi occidentali, che ha liberalizzato il mercato, sono 20 anni che liberalizza il mercato del lavoro, tanto che i nostri indici di protezione del lavoro sono quelli che sono cambiati di più. Cambiate leggi bancarie, leggi societarie, eccetera, eccetera. Le abbiamo cambiate in una direzione, cioè scusate, le abbiamo cambiate molto, ma probabilmente non abbiamo dato una direzione coerente. So che su questo trovo probabilmente una certa consenso da parte di questo gruppo di storici. Cioè, il problema è, e loro visto che citano i modelli, l'approccio della varietà di capitalismo, non esiste un unico modello di capitalismo, ne esistono diversi che hanno certi gradi di coerenza tra le istituzioni. Allora, l'ipotesi è che forse si sono cambiate le istituzioni, ma in una maniera che si è discostata dal modello originario senza approdare da nessuna parte. È molto interessante il punto di Orsenigo che citava, citando Salvati, l'assenza di capacità di coordinare situazioni complesse, perché è un punto che non ho mai riprodotto in modo sistematico, ma mi trova convinto. Cioè, la difficoltà, mi sembra, se vogliamo individuare un tratto caratteriale di questo paese, è la difficoltà di cooperare. Cioè, siamo un paese estremamente individualista, forse anche questo spiega anche alcuni aspetti. E allora mi chiedo se per esempio una certa serie di riforme liberali non abbia accentuato questo aspetto invece che favorito. Grazie. Grazie Massimo, io ho altri due interventi ora, poi dopo ne facciamo un altro giro. I due interventi sono Basili e Riccarelli. No. Non entro nel dibattito, in particolare il professor D'Areri, con il quale okay. Comunque le due cose che volevo dire riguardano, come avevo già segnalato anche a Michelangelo,
due assenti, due concause che credo possano spiegare quello che è stato descritto, cioè il ruolo dell'evasione fiscale e la cattiva qualità del management italiano. Gli esempi che voi facevate, le grandi imprese, sono segnati da scontri abbastanza violenti, per esempio la Montedison tra Schimberni e Gardini, c'è l'idea della public company contro l'azienda a gestione fondamentalmente familiare, lo stesso per la Fiat tra Ghidella e Romiti. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, secondo me il problema è ancora più grande, nel senso che qual è l'incentivo all'innovazione, alla ricerca, se problema che sussiste anche oggi, se un imprenditore che evade può investire con maggior profitto piuttosto che in azienda, in case o in altre attività. Una cosa che non torna nel discorso che è stato fatto, è vero che l'Italia ha questo reddito medio, però come ci insegnano alcuni recenti lavori americani, occorre anche analizzare la distanza tra il reddito mediano e il reddito medio e vedere come la concentrazione del reddito è cambiata in questo periodo e della ricchezza soprattutto. L'Italia ha una concentrazione della ricchezza estremamente elevata che non trova giustificazione con la distribuzione del reddito. Quindi c'è un problema di evasione fiscale che può spiegare anche la qualità dell'accumulazione e quindi dell'innovazione. È vero quello che diceva sul ritardo negli investimenti innovativi, però c'era questo rapporto del DIB, cioè di questo istituto di ricerca tedesco, che dimostrava come anche negli anni della crisi o precedenti alla crisi del 2008 l'Italia investiva, faceva degli investimenti superiori a quelli della Germania, ma a differenza di quelli della Germania investiva male, cioè questo tasso di investimento che pure era superiore era un investimento non di qualità. Infine, quanto sia la rilevanza delle istituzioni, voglio citare un caso, quello di Fastweb. Fastweb è stata la prima internet company o società di ITC che introdusse il video on demand. Al video on demand è associata la nascita di alcuni dei fenomeni più importanti degli ultimi anni, tipo Netflix o Spotify. Allora, questa azienda, che era un'azienda modello, non ha trovato nelle istituzioni, in questo caso nell'antitrust per esempio, una tutela sufficiente a garantirle la possibilità di crescere su settori che avrebbero potuto generare ricadute e spin-off, per esempio, come è accaduto negli Stati Uniti. E non ha trovato perché il ruolo di istituzioni, di imprese come Telecom, TIM o di altre istituzioni era quello di impedire la crescita di aziende innovative. Questo è quello. Ok, grazie. Samuele, prego. Buonasera a tutti. Io volevo chiedere agli studiosi che sono intervenuti qual è il vostro pensiero, il vostro parere, le vostre riflessioni su un'affermazione che Pier Giorgio Di Freddi riporta spesso nei suoi saggi, ovvero quella che i paesi, i popoli, le nazioni devono fare una chiara scelta se vivere in una democrazia senza sviluppo o vivere in uno sviluppo senza democrazia. Grazie. Grazie. Allora io ora darei la parola a Emanuele Felice, Università di Barcellona prima e da pochi giorni Università di Pescara. Grazie. Allora dunque io avevo preparato delle slide, però anziché ripetere cose che tra l'altro Michelangelo ha già detto, volevo invece cogliere l'occasione per rispondere ad alcune questioni sollevate un po' a braccio. Allora dunque è stato detto il ruolo delle istituzioni. Se una volta l'Italia andava bene, funzionavano, poi perché non funzionano più? Il problema è precisamente questo, che un paese attraversa varie fasi di sviluppo nella sua storia. Quindi le istituzioni che noi avevamo negli anni 50 e 60, secondo il mio giudizio, che forse in parte diverso da quello di Di Martino e Vasta, andavano bene per quel modello di sviluppo, in quel mondo e in quella fase storica, che era una crescita fondamentalmente export-led. Noi a un certo punto abbiamo avuto bisogno di fare un salto tecnologico ed istituzionale. È una sfida che ci si è presentata già negli anni 70. Non l'abbiamo fatta, non ce ne siamo accorti in termini di crescita, perché abbiamo continuato a crescere grazie al debito pubblico
e alla svalutazione fatta sui mercati internazionali. Però non abbiamo modificato il nostro assetto istituzionale nella direzione di maggior investimento nell'istruzione, maggior investimento in ricerca e sviluppo e di uno Stato e di un'amministrazione pubblica che funzionasse. Nonostante ciò, con grande leggerezza, dato che non l'avevamo fatto, abbiamo scelto di metterci nell'euro. Quindi quello che veniva detto, sì, è vero che questo ha avuto un impatto, però ha avuto un impatto perché l'Italia era l'Italia, che l'Italia soffre di una moneta forte perché si è specializzata in un modello di sviluppo da paese a medio reddito, che quindi soffre la concorrenza di un mondo globale in produzione a basso valore aggiunto, con un'amministrazione pubblica, una ricchezza etica, un patrimonio etico, diciamo, e culturale, che non sono adatte a quelli dei più grandi paesi avanzati. Il senso del nostro lavoro forse è proprio questo, anche una capacità di organizzare la grande impresa che serve per questa cosa qua, anche il mito dei distretti che si è creato su questo, e il modello politico che è stato da Craxi in poi di sostenere la piccola impresa, essendo laschi sui punti del controllo della normativa del lavoro, delle tasse, questo modello qui. Quindi io sono contro il fatto di dire, forse anche noi penso, il fatto di dire ma l'Italia non cresce più perché è entrata nell'euro, il problema è l'euro. No, il problema è l'Italia nell'euro, perché l'Italia non si è dotata delle istituzioni per stare nell'euro. Dopodiché che la politica della Banca Centrale Europea e dell'euro negli ultimi anni sia stata sbagliata perché troppo restrittiva, non c'è dubbio, questo lo dicono tutti. E siamo d'accordo, però il problema dell'Italia inizia prima di quest'ultima crisi e non verrà superato superando questa crisi. Magari l'Italia riprenderà a crescere un po' perché cresce l'Europa intera, perché si fa una politica diversa, ma continuerà a crescere meno del resto dell'Occidente. Quindi la nostra impostazione era questa e noi volevamo dire questo. E quindi le istituzioni contano perché hanno favorito la crescita prima, quando l'hanno favorita, e poi no, perché non sono sempre uguali, perché nella storia cambiano a mano che un paese passa da un livello di sviluppo ad un altro. E noi dagli anni 70 in poi siamo stati incapaci di innovare il nostro modello di sviluppo verso un paese a più alto reddito. Pensate quello che fa la Cina oggi, anche la Cina è di fronte alla stessa storia. A un certo punto deve cambiare il modello di sviluppo perché non può più basarsi sullo stesso tipo di crescita. E io temo anche che la polemica contro l'euro, tutte queste cose qua, ci riporti, in senso, se uscissimo dall'euro per azzardo, a parte che dovremmo fronteggiare una serie di costi imprevedibili che anche la Grecia, che aveva costi minori, avrebbe avuto vantaggi maggiori, ha scelto di non uscire. Però anche se superassimo questi costi di breve periodo, penso che noi usciremmo dall'euro per rimetterci in quel modello di sviluppo, di svalutazione della lira o della moneta, di inflazione e debito, che nella prospettiva della crescita tecnologica, che è la vera radice della ricchezza, non ci porta da nessuna parte. Contro questo c'è poi un altro paradigma dominante, se vogliamo da destra, diciamo così, che noi cresciamo poco perché abbiamo un costo del lavoro troppo alto. Noi non condividiamo nemmeno questo, mi sento di dire. Cioè non è il costo del lavoro che è all'origine della bassa produttività, della bassa crescita della produttività dell'Italia, ma è il fatto che noi ci siamo specializzati in settori a bassa produttività per livello tecnologico, e fa comodo alle imprese dire che è il costo del lavoro, perché per le imprese è più conveniente ridurre il costo del lavoro che rischiare di innovare o puntare a svalutare il cambio. Sono due politiche che vengono proposte da sponde diverse, ma alla fine potrebbero anche andare insieme. In certe fasi della storia d'Italia, Berlusconi per esempio, sono anche andate insieme e sono consonanti a un certo modello di sviluppo che secondo me ci porta verso il declino industriale ed economico e forse civile anche. Poi, questo era il noccio, poi volevo dire due piccole cose.
brevissime. Dunque, sulla concentrazione della ricchezza, è vero, noi ne parliamo brevemente nel saggio che ho scritto con Vecchi. Negli ultimi 20 anni c'è stato un aumento della concentrazione della ricchezza in Italia, c'è stato un po' in tutto il mondo, ma forse in Italia è tra i paesi dove c'è stato maggiormente, e contrasta molto con il declino complessivo del PIL medio. Quindi alcuni si sono arricchiti, forse per questi caratteri estrattivi dell'economia italiana si sono accentuati, e non è che la politica fino ad oggi, pensate all'abolizione della tassa sulla casa anche per i ricchi, sia consapevole di questo, o se ne è consapevole non è che se ne curi molto. E seconda cosa, il sud è un problema, il sud nella storia d'Italia, sicuramente se noi togliamo il sud fino agli anni 80, la performance dell'Italia, del centro-nord, è una performance spettacolare, tra i migliori al mondo in assoluto. Però negli ultimi 20 anni c'è un problema anche del centro-nord, secondo me. C'è un problema del centro-nord e delle istituzioni dell'Italia in quanto tale, ma io credo anche della classe dirigente del centro-nord. Condivido per esempio il libro di Berta, La via del nord. Grazie. Grazie Emanuele. La parola a Andrea Colli, Università Bocconi. Dunque, il saggio che abbiamo affrontato io e Alberto Rinaldi, che si intitola Institution Politics in the Corporate Economy, è un saggio che sostanzialmente riguarda il tema del ruolo in questo quadro delle imprese. Lasciatemi sintetizzare brevemente un report che è stato fatto da un think tank di Bruxelles, che in un certo senso, cioè, non è nella nostra bibliografia, e l'ho scoperto 3 giorni fa, quindi è nuovo anche per me, però sintetizza il punto di partenza. Cercherò di essere molto schematico. Le grandi imprese contribuiscono in maniera sproporzionata alla crescita e alla performance economica dei paesi. Le grandi imprese sono più produttive, pagano maggiori salari, fanno più profitto e sono più di successo sui mercati internazionali. Le differenze tra i paesi europei in termini di dimensioni delle loro imprese delle rispettive imprese sono enormi. Le imprese in Italia e in Germania, per esempio, sono in media più piccole del 40% di quelle in Germania. La dimensione media si traduce in una cronica mancanza di grandi imprese in Italia e in Spagna, dove solo il 5% delle imprese manifatturiere hanno più di 250 addetti, comparato con un più alto 11% in Germania. Allora, il nostro saggio, insomma, all'interno di questo lavoro, parte da questa considerazione, che è solo parzialmente scalfita dalla corrette osservazioni di Gozzini sulla presenza di uno strato di imprese medie, di cui io per esempio mi sono occupato e anche Alberto approfonditamente, come elemento di spiegazione di questa progressiva divergenza che Michelangelo ha mostrato nel grafico del prodotto lordo pro capite del GDP rispetto agli Stati Uniti. Una divergenza che era convergenza, guarda caso, nel momento in cui le grandi imprese invece erano cresciute o in qualche modo si erano sviluppate in questo paese, cioè negli anni del miracolo economico. Ci chiediamo perché il rapporto che vi stavo leggendo conclude il paragrafo dicendo: capire le radici di queste differenze dimensionali nella distribuzione dimensionale è rilevante per accrescere la performance economica delle economie europee che stanno invece in difficoltà. Noi siamo partiti da questa osservazione cercando di capire come mai la grande impresa è scomparsa da questo paese o in qualche modo ha rapidamente concluso la propria carriera, e ci siamo rivolti innanzitutto alla questione del ruolo delle istituzioni formali, perché era nello spirito di questo lavoro, nello spiegare questa divergenza. E abbiamo innanzitutto analizzato il ruolo delle istituzioni formali, cioè di ciò che delle politiche di supporto, delle leggi che hanno in qualche modo contribuito a sostenere la piccola impresa e a depotenziare il ruolo della grande impresa. Questo potrà sorprendere qualcuno, come la grande impresa è stata
supportata continuamente in questo paese. No, quelle sono politiche che sono sbagliate, sono istituzioni formali che lavorano contro la grande impresa. Garantire un monopolio nazionale e non stimolare la competitività internazionale è una politica opposta a quella di aumentare l'efficienza della grande impresa. Il mantenere istituzioni del mercato finanziario o delle strutture che favoriscono strutture del proprietario delle imprese concentrate è qualcosa che sfavorisce la crescita della grande impresa e l'affermazione della grande impresa, non ne promuove la modernizzazione. Il fatto che ci siano delle istituzioni formali contro la grande impresa o comunque che ostacolano l'affermarsi la modernizzazione della grande impresa, però, ci ha portato a chiederci, e questa è la parte provocatoria, se vogliamo, del capitolo, da dove arrivano, come diceva giustamente Gigi, no, queste istituzioni formali, che cosa le determinano? Abbiamo proposto una spiegazione un po' particolare, sicuramente diciamo contendibile, ma l'abbiamo trovata in questo. Questo paese si è modernizzato con una grande impresa che a un certo momento, cioè negli anni 50 e 60 del miracolo economico, è arrivata a essere una constituency simile, stava diventando una constituency simile a quella dei paesi più avanzati, cioè una constituency che sfidava la presenza dei grandi partiti di massa che avevano costituito la base dell'aggregazione sociale di questo paese. I partiti di massa che difficilmente potevano tollerare la sfida data dalla grande impresa, forse solo quella dell'impresa pubblica. La presenza di istituzioni formali che non sostengono la grande impresa è perché i grandi partiti di massa avevano in qualche modo guardavano con sospetto la presenza della grande impresa moderna come altro punto di riferimento sociale per i lavoratori. Questo non ha sicuramente favorito l'affermazione delle grandi imprese, unitamente naturalmente a tutta una serie di elementi di incapacità, come è stato detto, della borghesia italiana di assumere degli atteggiamenti di tipo, tra virgolette, di egemonia gramsciana. Questa è una spiegazione che noi proponiamo, non è sicuramente la spiegazione. No, contrapposto a questo c'è invece l'apprezzamento di entrambi i grandi partiti di massa per un'altra constituency, per le imprese piccole, per le imprese minori, per un altro tipo di struttura imprenditoriale. Suggeriamo questa osservazione. Come si diceva due minuti fa, e concludo, che la cosa interessante è, bene, è oggi che sono spariti i grandi partiti di massa, il problema è che è sparito anche il contendente, cioè è sparita anche la grande impresa e quindi non c'è più storia, no? Però noi abbiamo provato a spiegare la struttura industriale italiana in questo modo. Grazie, grazie Andrea. La parola a Alessandro Nuvolari, Scuola Sant'Anna di Pisa. Sì, io volevo raccogliere alcune sollecitazioni tornando al capitolo che ho scritto con Michelangelo che riguarda, diciamo, la scienza e la tecnologia. Mi sembra ci siano due interpretazioni che si confrontino. Una, diciamo, è quella del grande punto di rottura, fine anni 80, inizio anni 90, e questo causa, diciamo, il declino, diciamo, o porta al declino. E questo, diciamo, è un'interpretazione forse che in questo momento raccoglie un consenso non indifferente. L'interpretazione proposta invece nel nostro articolo, ma più generalmente in questo special issue, è che ci sono dei tratti di lungo periodo, forse non sempre evidenti, che costringono la traiettoria di sviluppo del paese. E secondo me il nostro capitolo sulla scienza e la tecnologia è particolarmente rivelatore da questo punto di vista. Noi nel capitolo abbiamo ricostruito, diciamo, i classici indicatori di scienza e tecnologia, brevetti, istruzione, pubblicazioni, eccetera, e si ritrova un gap, se vogliamo, strutturale, ma proprio dall'Italia liberale ad oggi. L'Italia investe sempre meno, produce sempre meno degli altri paesi rispetto, diciamo, ad altri paesi simili, altri paesi tipo l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera.
Per cui, se vogliamo, il modello che sembra essere quello di lungo periodo per quel che riguarda la scienza e la tecnologia in Italia è quello di un paese che prova ad industrializzarsi, ad agganciare la crescita economica moderna senza un investimento, senza una base tecnologica forte, senza investire in una base scientifica e tecnologica forte. È interessante, nel paper abbiamo una citazione che secondo me è rivelatrice, di un deputato che si chiama Rizzetti, che era un industriale piemontese, che nel 1994 dice nel Parlamento, dice questo: in Italia si dovrebbe lavorare di più e studiare di meno, e poi i rapporti parlamentari dicono applausi, tutti stanno applaudendo, e dice: l'Italia dovrebbe diventare prima una nazione prospera e potente e poi diventerà una nazione colta e scienziata, come se non fosse, diciamo, come vedete, diciamo, tutte le moderne teorie della crescita dicono che questo personaggio aveva capovolto, diciamo, l'ordine: si diventa prosperi e potenti diventando, essendo colti e scienziati, diciamo. Per cui, se vogliamo, questo è un tratto permanente, si riflette in una serie di politiche che, diciamo, non considerano investimenti in scienza e tecnologia, in educazione, cose particolarmente importanti. E pensiamo, in questo periodo è il periodo in cui in America invece fanno le land grant universities, la Germania investe tantissimo in scienze e tecnologie, eccetera. E questo porta anche, se vogliamo, anche all'idea delle scorciatoie, se vogliamo. Diciamo, tutta la letteratura sui distretti industriali, e qui chiudo così per vedere dove mi credo, è una letteratura abbastanza consolatoria, nel senso che dice: si fa innovazione, stiamo tranquilli, non si vede negli indicatori, ma i distretti industriali sono molto innovativi. E questa, se vogliamo, anche è una letteratura che ha anche un grande successo. Pensiamo ai romanzi di Nesi. Se vogliamo, Nesi ha vinto il premio Strega e illustra questi romanzi, c'è questa epica degli imprenditori di questo grande periodo della Golden Age, ma se uno li legge attentamente, per esempio c'è un passaggio nella Storia della mia gente, mi sembra, in cui si dice: pensate, a Caprato si facevano dei prodotti che non avevano bisogno di essere rinnovati per 20 anni, e uno dice: caspita, forse quello è il problema. C'erano imprenditori che lo stesso Nesi dice: io ho fatto l'imprenditore e non ho dovuto neanche laurearmi. Forse anche quello era parte del problema, diciamo. Per cui, diciamo, c'è questa illusione, per cui secondo me, tornando, concludendo, ci sono dei problemi di lungo periodo che l'Italia in certe fasi è riuscita a nascondere, sia per fattori contingenti, sia per una valvola di sfogo, e la valvola di sfogo in un certo senso è un livello dei salari reali, diciamo, più contenuto rispetto ai paesi con cui competiamo. Questa è una valvola di sfogo importante e spiega forse anche le fasi di successo. E questa valvola di sfogo diventa sempre più difficile da usare e mostra dei limiti, e per cui la sfida politica che esiste, diciamo, dal punto di vista della scienza e della tecnologia è quella di una profonda ristrutturazione del sistema innovativo nazionale, forse una costruzione, perché davvero non c'è mai stata una visione politica organica. Nessuna delle classi politiche che si sono succedute, l'Italia liberale, l'Italia fascista e anche l'Italia del miracolo, ha avuto una visione organica su questo punto di vista, per cui è una sfida molto importante, e speriamo che, insomma, emerga una classe politica che riesce a che abbia, diciamo, gli strumenti per raccogliere questa sfida. Chiuderei qui. Grazie Alessandro. L'ultimo intervento prima di ridare la parola al floor, Paolo Di Martino, University of Birmingham. Grazie a tutti, buonasera e grazie degli interventi. Avevo preparato una lunga lista di punti da fare, vi rassicuro subito sul fatto che molti di questi punti sono stati già stati analizzati da altri, e quindi il mio intervento sarà abbastanza breve. E la prima cosa da dire, ci tengo, è stata già detta ma mi piace ripeterla, lo storico non dovrebbe, secondo me, fare l'errore di pensare che se una cosa succede oggi la causa è oggi, altrimenti non faremo gli storici. Quindi benissimo, la rottura degli anni 90, shock esogeni, non c'è nessun problema ad accettarlo, fattore esterno, tutti d'accordo, però secondo noi il punto forte è quello che ha detto Lele, cioè le istituzioni non erano adeguate perché non erano cambiate nel lungo periodo. L'unica differenza secondo me fra il nostro saggio e quello di Lele è che noi diciamo non erano tanto le istituzioni degli anni 50-60 compatibili col modello, era la loro mancanza che era compatibile, un capitalismo
un po' da cowboy, forse eravamo la Cina dell'Europa da tutti i punti di vista, se posso usare un'espressione forse politicamente non molto corretta. Molto interessante, ho trovato i punti di Massimo D'Antoni e soprattutto il punto controfattuale, cioè dove saremmo se avessimo avuto istituzioni migliori, non lo so, forse la Francia, può essere una risposta. Sicuramente non gli Stati Uniti, come giustamente messo in luce da altri, ma forse la Francia sì. Giustissima l'osservazione della transizione da un modello di capitalismo all'altro, c'è letteratura su questo, c'è chi dice che abbiamo cambiato le istituzioni verso un modello di capitalismo liberale e siamo cascati nel peggiore dei mondi possibili, a cavallo fra un capitalismo molto regolato e un capitalismo sregolato. Detto questo, un paio di punti, anche questi abbastanza brevi. Il primo sull'attendamento cosacco, che io ho trovato un'espressione bellissima. Ora, ecco, io sono d'accordo che senz'altro in queste sacche di malaffare, di cattive istituzioni, sopravvivono e vivono lavoratori socialmente inutili, tassisti esosi e tutto quello che vogliamo. Ho l'impressione che questo sia un po' il minore dei problemi. Il problema, secondo noi, sono intere categorie professionali che vivono nell'opacità istituzionale facendo da tramite fra il cittadino e l'istituzione, e questo è un punto che Michelangelo e io siamo molto appassionati, e mi dispiace dirlo in questa sede, ma dai commercialisti ai notai, agli avvocati, agli imprenditori che appunto farmacisti che intascano l'evasione fiscale e ci comprano il SUV, io non ho nessuna simpatia per il lavoratore socialmente inutile, ce n'ho ancora meno per l'imprenditore furbetto e il commercialista amico suo. Questo per dirlo abbastanza fuori dai denti. Ultimo punto, se le istituzioni sono importanti, se le istituzioni hanno effetti in Italia anche un po' fuori da quelle che si vedono di solito, qual è la cura? Una soluzione, anzi una non soluzione, forse un po' una resa, è quella segnalata prima. Le istituzioni evolvono nel lunghissimo periodo, sono schiave del loro passato. La Porta e altri ci hanno detto che se un paese è in un sistema legale francese, di fatto non ha speranza di rottura. Io trovo questa letteratura piuttosto limitante, forse nemmeno molto ben fondata. Per esempio La Porta e altri hanno grosse difficoltà a spiegare perché la Francia e il Belgio sono comunque paesi, al di là di tutto, di successo. L'Italia è un paese che appartiene alla stessa categoria di sistema legislativo, allora la domanda è perché Francia e Belgio fanno bene e noi no. E una risposta è senz'altro un altro punto che ha messo in luce Massimo, cioè l'idea della complementarità delle istituzioni, che è un punto che North sviluppa in un libro del 2005 chiamandola la matrice istituzionale. Forse non importava nemmeno North, bastava anche un buon senso per arrivare a questa idea, però probabilmente ci sono stati dei cambiamenti istituzionali anche pensati nella migliore buona fede, che però si scontravano contro un contesto istituzionale che li rendeva deboli. Ultimissimo punto, se c'è ancora un secondo, politica monetaria, sì, noi non ne parliamo non perché non si ritenga importante, ma semplicemente perché facciamo quello che ci riesce di fare. Quello che vorrei dire è che se guardiamo alla storia d'Italia nel lunghissimo periodo, la politica monetaria è importante, a volte facciamo bene, a volte facciamo male, e forse anche questo serve una lezione un pochino da ripetere. Per esempio Giolitti, che fa così bene nel boom, nonostante la lira sia molto forte, rifiuta di entrare nel gold standard, cioè non fissa i cambi, li tiene fluttuanti, e questa forse è una soluzione a metà fra stare nell'euro e non stare nell'euro, cioè fa uno shadowing di un sistema di cambi fissi che gli dà tutti i vantaggi e nessun svantaggio. Quindi non è che facciamo sempre male con la politica monetaria, e forse uno studio della politica monetaria nel lungo periodo è una possibile aiuto anche per trovare ulteriori soluzioni nella sfera macro piuttosto che nella sfera micro. Grazie. Allora io ora ho 4-5 interventi in lista e poi darei, quindi molto brevi, e poi darei la parola nuovamente ai discussant per un rejoined rapido. E il primo è Screpanti. Rinuncio. Allora abbiamo, se ci ripensi, ti metto in coda, Gian Domenico Piluso. Microfono. E poi di Paolo Di Martino, diciamo così, ha fatto il vuoto al commento che avrei voluto fare. Concordo molto
soprattutto su quanto ha detto Emanuele Felice, c'è un problema di coerenza delle politiche, delle strategie, delle scelte, di aggiustamento a un mondo che cambia, cambia in termini di istituzioni e cambia in termini di tecnologie. Ci sono momenti in cui il nostro paese riesce ad adottare strategie che sono coerenti sia con le proprie, con la propria dotazione fattoriale, sia con i mutamenti che avvengono all'esterno, e riesce ad agganciare fasi di crescita di cui beneficia in modo sostanziale. In alcuni casi, come più recentemente, probabilmente ha adottato scelte, strategie che lo hanno, diciamo così, affidato alle scelte altrui, e questo ha introdotto elementi di rigidità molto consistenti che probabilmente non sono coerenti con il nostro passato e con la nostra dotazione fattoriale. Poco fa, per esempio, Paolo Di Martino ha ricordato le politiche monetarie dell'età giolittiana, che furono politiche di successo in molti versi, e non furono le uniche politiche monetarie di successo. Per esempio, non è detto che le svalutazioni competitive siano sempre negative, in termini di apporto, diciamo così, di comportamento delle imprese in relazione alla propria competitività. In alcuni casi si adottano non tanto delle svalutazioni competitive, ma dei rapporti di cambio reali che sono ben bilanciati rispetto alle proprie capacità. Per esempio, una scelta molto simile venne adottata dopo la Seconda Guerra Mondiale, consentendo all'Italia di stabilizzare i propri rapporti di cambio nel sistema di Bretton Woods con un cambio relativamente, in termini reali, favorevole, che permetteva un forte flusso di esportazione. Questa è un'osservazione. Emanuele Felice, poi Paolo Di Martino, abbondante. Grazie Gian Domenico. Abbiamo Fabio Petri. Sospetto che magari non sono il solo che, non avendo letto questi papers, ha qualche difficoltà a capire precisamente quali sarebbero le istituzioni che non sono ben organizzate in Italia, a parte quelle sulla scienza, quello è chiaro, non ci sono abbastanza soldi alla ricerca, ma le altre siete restati tutti un po' nel vago. A me in particolare sorge la seguente domanda: non sono del tutto d'accordo col mio amico Ser Cesaratto che il grande problema è essere entrati in cambi fissi. Il problema è essere entrati in cambi fissi e non essere capaci di impedire la crescita dei salari, una volta che ci siamo entrati, superiore a quella delle altre nazioni che stavano in quegli stessi cambi fissi. C'è un problema di incapacità di frenare gli aumenti del costo del lavoro. Come mai la Germania ci riesce e l'Italia no? La mia ipotesi è questa: in Italia di fatto la classe operaia è più debole che nelle altre nazioni, quindi non riesce a pretendere che in cambio di freni salariali gli venga offerto qualcosa di solido in cambio. Il risultato è un attivismo, una protesta della classe operaia che spaventa molto una classe media più forte che in altre nazioni, ma incapace di accettare che deve pur rinunciare a qualcosa per tenere buona questa classe operaia. Il risultato è che in Italia c'è questo aumento dei salari, una generale inefficienza, perché tutta questa classe forte, media, eccetera, si può permettere di non essere efficiente. Grazie Fabio. Luigi Bosco. Allora, io molto velocemente, sono d'accordo anch'io che secondo me è un po' un errore focalizzarsi sull'euro, euro sì, euro no, quali sono stati i costi dell'entrata nella moneta unica, perché secondo me invece bisognerebbe parlare di Europa più che di euro. Cioè, nel senso, come stiamo nell'Europa, come ci siamo stati. Si parlava della cesura intorno agli anni 80-90, sicuramente l'Italia ha goduto della fase di integrazione economica dell'Europa nella primissima fase. Qualcuno ricordava che eravamo considerati, anzi non eravamo considerati perché allora la Cina non c'era,
ma con una lettura ex post l'Italia era appunto la Cina d'Europa, quindi siamo riusciti a entrare all'interno della divisione di quella che potevamo chiamare allora una sorta di globalizzazione europea. Che cosa è successo dopo? Invece abbiamo sofferto dal passaggio dalla integrazione economica al mercato unico. Forse questa idea andrebbe discussa. In nell'ultimo World Economic Outlook del Fondo Monetario c'è una stima sulle determinanti di medio-lungo periodo della produttività. I risultati sono per certi versi sorprendenti, la deregolamentazione dei mercati del lavoro non ha effetti significativi sulla produttività totale dei fattori, hanno invece ruolo, come ormai è stato anche da voi ricordato, ruolo importante la spesa in ricerca e sviluppo, il numero di anni di istruzione e compagnia cantante. Perché mi riferisco al passaggio al mercato unico? Perché noi siamo arrivati al cambio di paradigma. Al momento in cui bisognava investire in ricerca e sviluppo, in formazione, in istruzione di qualità, senza munizioni pubbliche, nel senso che noi, come sappiamo, abbiamo un enorme avanzo primario dello Stato che ci impedisce di fare investimenti pubblici in ricerca e sviluppo. Forse il costo attuale dell'Europa è proprio questo elemento, la mancata possibilità di ricollocare risorse in questi settori. Un'ultimissima cosa, sempre riguardo alla creazione del mercato unico, è il fantasma che spesso è aleggiato qui, ovvero sia la questione meridionale. La questione meridionale sicuramente è un puzzle, che è una cosa che secondo me agli economisti in qualche modo spaventa, perché è di difficile comprensione, è una vera e propria trappola del sottosviluppo dove vari elementi, dagli istituzionali, dagli economici, tengono intrappolato il Mezzogiorno. Veramente voi pensate che senza un nuovo, in forma più moderna, intervento pubblico dello Stato attivo si possa realmente uscire da questa trappola del sottosviluppo meridionale? Grazie Gigi. Allora, ora abbiamo qualche minuto, non moltissimi, per un altro giro di interventi, chi vuole farli. Cominciamo da Francesco. Alberto Rinaldi, Università di Modena, Reggio Emilia. Molto velocemente, il penultimo intervento ha posto un quesito riguardo, diciamo, ad un punto, diciamo, ad uno dei contenuti dello special issue, ossia quali sono le istituzioni che non sono state funzionali all'affermazione della grande impresa, a parte il sistema dell'educazione e il sistema della innovazione. Questo è un argomento che viene trattato nel paper, per esempio, restando alle istituzioni formali, tutto il sistema del diritto societario, della corporate governance, quindi della finanza per lo sviluppo dell'impresa, che in Italia certamente non ha, per la sua opacità o mancanza di tutela dei piccoli azionisti, certamente incentivato le imprese, diciamo, a quotarsi e quindi a perseguire la crescita dimensionale, l'assenza di di politiche che spingessero le imprese e le grandi imprese in particolare alla internazionalizzazione. Poi possiamo aggiungere politiche di segno opposto che hanno discriminato a favore della piccola dimensione, per esempio il regime speciale concesso all'artigianato, oppure tutto il sistema del credito agevolato per la piccola e media impresa. Aggiungevo sempre, rispondendo alle istituzioni che abbiamo trattato troppo genericamente,
quando si pensa al cosiddetto nanismo delle aziende italiane, tra le altre ragioni, insomma, anche le politiche del lavoro, in definitiva, con il totem dell'articolo 18, su questo naturalmente le opinioni sono molto diverse, però c'è stato qualcuno che ha provato ad andare a misurare in effetti se ci sia stato un effetto sulla decisione delle aziende di rimanere piccole, stare sotto la soglia dei 15 dipendenti per non sottostare sostanzialmente non solo all'articolo 18 ma più in generale allo statuto dei lavoratori. E in effetti non è un po' difficile catturare bene questo effetto, come sempre quando ci sono degli effetti soglia, però io ho visto alcuni studi fatti anche da quelli di Torino, come non so, Garibaldi o Lia Pacelli, così, che avevano trovato qualche effetto in questo senso. E la cosa che a me poi colpiva è che se c'è in essere un disincentivo per le aziende a crescere perché c'è un vantaggio dal loro punto di vista, cioè degli imprenditori che fanno più profitti, insomma, diciamo, trattando più flessibilmente il lavoro, poi poco possono fare le altre politiche, cosiddette politiche industriali, a favore della piccola impresa, cioè diventa una specie di cornice istituzionale che si tiene insieme. Cioè, da un lato abbiamo politiche che suggeriscono alle aziende di stare piccole e poi ci sono delle altre politiche che agevolano le piccole imprese secondo, come diceva lui, cioè in varie forme. Questo mi sembra che sia un altro esempio dal mio punto di vista di istituzioni che, se uno dei problemi è che le grandi imprese hanno più bassa produttività, fanno meno investimenti, insomma le piccole imprese hanno questo problema, allora politiche di questo tipo che derivano da istituzioni ben precise segnalano un legame tra istituzioni e mancata crescita economica o mancata attraverso un aumento della dimensione dell'impresa nell'economia italiana. Ecco, poi non entro sull'euro che sono polvere. Grazie. Aspetta un attimo, scusa. Cioè, rispetto alla rilevanza del 18, c'è quello studio della Mazzucato che dice che non è così, perché l'effetto soglia dovrebbe verificarsi con il funzionamento delle imprese appena sotto la soglia rispetto alla quale era l'articolo 18. In realtà le imprese italiane sono molto più piccole che definisce la soglia per l'applicazione dell'articolo 18. Non mi pare che abbia fatto econometria al Mazzucato. Mazzucato ha scritto che non le... No, cioè però ha una riga e va bene. Comunque, scusa, io citavo degli studi statistici, diciamo, cioè non delle opinioni. Insomma. Statistici, anche il suo. Garibaldi, no. Ci sono... Vabbè. No, però scusate, ora, questo è un punto ovviamente... Comunque, questo io sto sollevando questo punto perché è stato chiesto che qual era il legame tra quali istituzioni. Ho fatto un esempio di che cosa secondo me può essere associato a mancata crescita e collegato con istituzioni in qualche modo sbagliate, cioè istituzioni che oltretutto chiedono altre politiche che tengono le aziende piccole apposta per poter prendere le agevolazioni che vengono date dallo Stato. L'insieme della cosa non funziona tanto bene. Okay. Sì, però la dimensione media delle piccole imprese è notevolmente inferiore al tetto rispetto al quale operava l'articolo 18, okay, che è controintuitivo rispetto alla rilevanza dell'articolo 18 rispetto al dimensionamento dell'impresa, perché ciò, se fosse l'articolo 18 determinante della dimensione dell'impresa, le imprese verrebbero portate appena ad un livello di efficienza. E questa fosse la causa, si fanno le regressioni, ci sono, vabbè, più determinanti delle dimensioni dell'impresa, tra cui l'articolo 18. Okay. Non è soltanto il costo, cioè l'articolo 18. Però io su questo, se posso dire una cosa da storico, che il dibattito è appassionante, si dovrebbe vedere i paper in dettaglio che ho visto anch'io. Il problema è che l'articolo 18 è del 70. Allora, da storico ti dico, il problema c'era anche prima, quando non c'era l'articolo 18. Quindi il nanismo delle imprese italiane non è un qualcosa che accade recentemente, è un qualcosa che è un long lasting dell'economia italiana, e quindi probabilmente può darsi che ci metti anche quello e può avere un effetto sicuramente, però a nostro avviso invece è un tratto di lunghissimo periodo. Darei un attimo la parola a tutti gli altri velocemente. Giovanni, se la vogliono. Sempre telegrafico su questo problema delle istituzioni, faccio l'esempio Lazio. Craxi e il mercato televisivo.
perché lì tu avevi una platea di 1000 piccoli imprenditori, stiamo parlando tra gli anni, fine anni 70 e inizio anni 80, avevi una possibile policy molto semplice di antitrust che poteva far crescere questo mercato cruciale, perché poi è legato alle ICT, alla rivoluzione informatica post-fordista, quindi è un mercato cruciale. E Craxi fa la stessa politica democristiana, e cioè del scambio di favori col monopolista favorito. Quindi qui secondo me noi abbiamo una delle piccole svolte che però stanno dentro una grande svolta in cui le istituzioni in termini di politiche, invece di poter sostenere un grado di sviluppo moderno, aggiornato, diverso rispetto al passato, ricadono esattamente negli stessi, non errori dal loro punto di vista, strategie utili come poi si è cercato di dimostrare, e però a detrimento della crescita italiana. Grazie. Gigi, poi. Dico semplicemente che questa conversazione mi ha rafforzato nella mia posizione storico-istituzionalista. Devo dire la verità che alla fine, avendo capito di più della cosa, c'era una domanda che era stata fatta prima che credo meriti non una risposta perché non ce l'ho, ma quella sul dilemma tra democrazia. In realtà Dani Rodrich ha scritto qualche anno fa un libro dove c'è un, diciamo, c'è un trilemma: globalizzazione, Stato nazionale, democrazia. La risposta a uno di questi dobbiamo rinunciare. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, brevemente. Sì, prego. Abbiamo qualche minuto. Io, sì, ma felice. Francamente trovo che questi argomenti è tutta colpa nostra e non siamo, facciamo innovazione. Al di là, diciamo, di presentare poi in realtà fatti, legislazione a favore della piccola impresa, quindi diciamo sto già indicazioni concrete, e quindi l'euro non ha nessuna responsabilità, che vi fissi, è un moralismo che, come dire, siamo il paese che siamo, possiamo cercare di cambiare molto lentamente, ma finché sei uno storico, quindi mi insegni che i processi cambiano, le cose cambiano, se cambiano molto lentamente, quindi trovo tutta questa cosa un, non so, in un inutile moralismo. Cioè, lo lascio ai tedeschi, insomma. Ok, Alessandro, volevi aggiungere un... No, volevo fare un altro esempio. Secondo me il punto di Francesco è molto interessante, nel senso che è un meccanismo possibile. Cioè, ovviamente quello che abbiamo dei circoli o virtuosi o viziosi. Per esempio, nel fatto sul tema dell'innovazione, abbiamo un circolo, possiamo dire che in Italia negli ultimi anni abbiamo un circolo vizioso: bassi salari, bassa educazione, scarso aumento della produttività e così via. Ovviamente questo viene rafforzato magari da politiche di eccessiva flessibilità nel mercato del lavoro, e questo porta a tutte queste cose. Ovviamente è molto difficile romperlo, perché uno da cosa parte? Dall'aumento dei salari, che dovrebbero spingere le imprese ad investimenti maggiori in ricerca, eccetera, eccetera, o da investimenti maggiori in ricerca o dell'educazione. C'è un questo tipo di meccaniche, di dinamiche economiche che producono questi circoli viziosi in cui istituzioni e dinamiche economiche interagiscono e sono diciamo anelli difficili da spezzare, e questo sarebbe un altro esempio, secondo me molto importante. Marcello, un minuto. Gli Stati Uniti non è che abbiamo vissuto questo periodo dell'oro permanente. C'è stato un periodo in cui l'egemonia tecnologica degli Stati Uniti è stata messa in discussione, ed è stata alla fine degli anni 80. C'è stato, ricordo perché in quel periodo parlavo con Mordecai Kurz, e lui mi raccontò che Ronald Reagan convocava, proprio fece una sorta di stati generali, convocando economisti, scienziati, e dicendo cosa in quel momento il pericolo per gli Stati Uniti era il Giappone, la perdita di supremazia, la produzione di beni non sono durevoli per trovare l'economico. E la dimensione di questa perdita di supremazia era rappresentata dall'industria dei microprocessori. Gli Stati Uniti crearono un clima favorevole per imprese, università, cioè il governo che portò ad un
capovolgimento nell'arco di pochissimi anni della posizione determinata sul mercato dei microprocessori. Se voi guardate la dinamica internazionale, produzione di microprocessori, scoprirete che dopo queste iniziative prese dal governo, cioè dall'amministrazione Reagan, la produzione di microprocessori giapponesi viene praticamente azzerata. Supremazia nella produzione di microprocessori è oggi degli Stati Uniti, con alcune produzioni in Corea e in Corea. L'ultima cosa. L'ultima cosa, tu citi il caso del primo computer, del P101. Il fallimento del P101 rimanda al management, perché il P101, come tutti sappiamo, è stato adottato per i programmi Apollo. No? Allora, il fallimento della Olivetti rispetto alla produzione del P101 fu nell'idea di costruire una rete di commercializzazione negli Stati Uniti del P101 con dei costi assurdi, che rimanda secondo me a quello che è il grande assente in questa discussione di oggi, cioè la qualità del management italiano, che secondo me è il problema del nostro sviluppo industriale. C'era. Allora, Andrea Colli. Aspetta, senti, cioè, Andrea Colli, prego. No, volevo solo fare un piccolo credit rispetto a quello che ho detto prima, che il fatto che noi abbiamo sottolineato una sorta di inefficienza istituzionale nella formazione del capitalismo italiano, nel governare il capitalismo italiano di grande impresa, non è un'invenzione nostra, ma arriva da qualche anno fa e da un bel libro curato da Fabrizio Barca, che era La storia del capitalismo italiano dal dopoguerra a oggi, dove in particolare nel saggio iniziale a cura di Barca, Il compromesso senza riforme, si sottolinea molto bene questo aspetto di fallimento istituzionale. Quello che noi abbiamo cercato di fare è che mi piacerebbe che si sollecitasse i pensieri anche dell'uditorio e cercare di capire la responsabilità di questo fallimento istituzionale, perché Barca un pochino sottolineava la responsabilità dei partiti sia di governo che di opposizione. Noi abbiamo provato ad approfondire questo guardando dentro le motivazioni e probabilmente gli incentivi che i partiti di governo e opposizione avevano nel far crescere storta la grande impresa in questo paese. Ok, allora io se Lele. Anche per gli altri, è ovvio che noi non è che diciamo è tutta colpa, no? Noi facciamo, ogni studioso fa sempre un discorso di responsabilità prevalente in un concorso di fattori, dopodiché che l'Italia sia un legno torto, storto, è vero, tu vuoi raddrizzare il regno storto, questo si spezza, però noi pensiamo che nel corso della storia alcune istituzioni invece di altre possono avere un contributo migliore alle cose. E noi pensiamo che l'Italia in quella fase storica era un paese maturo per fare il salto di sviluppo che non ha fatto. Questa è l'idea. Grazie. Allora io ovviamente non faccio una sintesi della giornata, però mi ritaglio 2 minuti per concludere in questo modo. Intanto grazie a tutti per gli interventi, per i contributi che sicuramente ci saranno molto utili, perché la nostra idea è di andare un po' avanti con questo progetto e proporlo anche in un contesto italiano in un altro modo. È chiaro che oggi c'è stata poca storia in questo dibattito, ci siamo molto schiacciati negli ultimi anni, ma questo è ovvio stando in un dipartimento di economia, stando davanti a un pubblico prevalentemente di economisti, e quindi questo è sicuramente quello che volevamo, anche perché la nostra idea da storici è quella di parlare del futuro. Quindi chiaramente i contributi vostri sono molto importanti e molto apprezzati. Secondo aspetto che volevo enfatizzare un attimo, manca qualcosa. E chiaramente mancano molte cose in questi saggi, un po' perché dipende dalle competenze delle persone,
un po' dipende anche dalla rivista a quale ci siamo rivolti, che è una rivista che in qualche modo pubblica cose di stampo micro, e quindi i macro scenari chiaramente non sono molto ben visti. Anzi, il capitolo di Felice Vecchi, che è un capitolo macro, in qualche modo è stato digerito dagli editor dopo diverse diciamo scambi con i quattro referì che ci hanno impegnato per qualche mese. Quindi è evidente che manca qualcosa. Ognuno, ogni studioso che studia una cosa particolare trova qualcosa che manca. Ad esempio, a mio gusto personale, mi sarebbe piaciuto tanto un capitolo che parla delle politiche della cultura in Italia e anche delle politiche dell'ambiente, della valorizzazione dei siti storici, di Pompei che casca a pezzi e che nessuno se ne occupa. Mi sarebbe piaciuto chiedere questo capitolo a Salvatore Settis, che si occupa di queste cose, però questa lista sarebbe molto lunga, ovviamente le politiche macro e molte altre cose. Non possiamo fare tutto, lo abbiamo fatto perché secondo noi il taglio che volevamo dare era un po' questo. Sulle policy, chiaramente stamattina discutevamo fra di noi e dicevamo: noi vogliamo dare un contributo alle policy, un po' come fanno certi storici in Inghilterra, in altri paesi, e vogliamo entrare in questo dibattito. Si può entrare in maniera più o meno aggressiva, provocatoria. Ovviamente alcune cose le faremo, le vedremo, le faremo anche grazie al contributo di tutti voi. Però ad esempio una cosa di cui si parla molto poco in Italia, che a me pare decisiva, è la mancanza di alcune infrastrutture che servono, cioè la rete che non va, che non funziona. Un po' Marcello parlava del fallimento, insomma, o del ridimensionamento di Fastweb, è un fattore limitante gravissimo per la crescita economica di questo paese. E se noi dovessimo fare le politiche per quello che le imprese chiedono, dovremmo anche guardarci un po' fra gli occhi, negli occhi fra colleghi, e dire che forse l'università non è tanto utile, perché le nostre imprese non hanno bisogno di laureati, di statistici, di economisti, di ingegneri. Vogliamo fare questo? Io credo che questo non vada fatto, che bisogna investire in education in maniera massiccia, e però bisogna anche trovare delle politiche industriali che siano capaci di aumentare il grado di internazionalizzazione da un lato e di intensità tecnologica delle imprese, affinché abbiano bisogno di laureati, perché è vero che i nostri laureati, i nostri intendo in senso lato, non quelli necessariamente d'economia, poi vanno sul mercato del lavoro e trovano grandi difficoltà, o emigrano e vanno a fare gli ingegneri in Germania, in Inghilterra o negli Stati Uniti. Non è dove sono anche abbastanza bravi, questo è possibile. E quindi credo che le politiche ovviamente siano delle politiche industriali importanti, perché come si vede in questa slide qui dipende molto dalle aspettative, ma forse questo paese, se uno può proporre delle politiche, deve forse essere anche un po' ottimista, qualche potenzialità ce l'ha se si smette di parlare di retorica della piccola e media impresa, dei distretti industriali che funzionano e che sono competitivi, e che il presidente Clinton, e qui chiudo, venne a visitare i distretti emiliani negli anni 90 e trovò un nuovo modello di capitalismo. A parte che l'Emilia non è l'archetipo della piccola impresa italiana, purtroppo c'è qui un emiliano, anzi ce ne sono probabilmente due, e purtroppo, nel senso che non c'è solo la Ferrari nella piccola e media impresa italiana, ma c'è tanta impresa marginale che vive col lavoro nero, con l'evasione fiscale e con la sicurezza dei lavoratori che praticamente non esiste. Vi ringrazio molto per l'attenzione e commento.